Un'agenda è fatta di anni, mesi, giorni ed è giorno dopo giorno che stiamo ricominciando. In modo sostenibile, inclusivo, intelligente. Ehi gente, vi chiedevate quando saremmo ripartiti? Adesso riprendiamo a camminare, a correre, volare. Abbiamo tanta energia. Energia pulita e rinnovabile. Rinnoviamo il modo di interagire. Io e te, lui e lei, abbiamo voglia di starci a sentire. Non sarà facile. Insieme ce la facciamo. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2021. Mettilo in agenda. Stiamo agendo. Contribuisci al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Buongiorno a tutte e a tutti, benvenuti a questo evento del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Oggi io ho con me Carla Collicelli, che è una bravissima sociologa esperta dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ma che ha lavorato al Censis, all'Università di Roma ed è molto esperta su tutti i temi legati a quello che oggi tratteremo e discuteremo. Io vi faccio una brevissima introduzione perché credo onestamente che il tema che oggi trattiamo sia il tema centrale dell'intero festival, di tutto quello che a livello mondiale si dovrebbe avere a trattare parlando di sostenibilità. Infatti penso che nei prossimi festival dello sviluppo sostenibile il titolo di questo festival dovrebbe essere Caring for the Sustainability, cioè prendere in cura la sostenibilità. Perché dico questo? Perché purtroppo la sostenibilità, da quando è stata concepita, strutturata, formata da tantissimi esperti, è andata sempre più riempendosi di banalizzazioni. Al di là di quello che ieri, proprio come sapete, all'evento sul clima che si è tenuto a Milano, e ha fatto dire alla Greta Thunberg bla 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 bla, bla 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 bla, è un tema che abbiamo trattato moltissimo, esiste un intero rapporto del World Watch Institute che è cominciato proprio con il titolo Sosteni bla 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 bla, perché non possiamo permetterci una scorretta interpretazione della sostenibilità. Nessuno ha una ricetta che vale per tutto il pianeta, però in questi anni, in questi decenni, la cultura scientifica ci ha consentito di avere degli importantissimi guardrail. E quindi, se voi ci pensate bene, l'anno prossimo saranno i 50 anni della prima conferenza che le Nazioni Unite hanno dedicato all'ambiente. Era la conferenza di Stoccolma, era il 72, era giugno, e in quell'occasione due grandi scienziati, un economista famoso che era Barbara Ward e un grande microbiologo, René Dubos, fecero un rapporto molto bello che si chiamava Only One Earth, una sola Terra. E nello stesso anno, 1972, il Club di Roma pubblicava con l'autorevolezza degli studiosi dell'MIT il rapporto The Limits to Growth, i limiti alla crescita. Quello che vorremmo far capire a tutti è che è impossibile una sostenibilità se non si tiene conto del fatto che una crescita materiale e quantitativa illimitata in un mondo dei limiti biofisici ben definiti è assolutamente impossibile. Quindi dobbiamo trovare un modo, che è il modo che si sta cercando in tutto il mondo di trovare per attuare concretamente lo sviluppo sostenibile, che moltissimi straordinari scienziati che si occupano in particolare dell'Earth System Science, cioè della scienza del sistema Terra, hanno messo in piedi con i planetary boundaries, cioè indicare bene quali sono i confini planetari che non possono essere sorpassati, e lo vedremo con l'amico Fabio Trincardi, direttore del Dipartimento delle Scienze del Sistema Terra del CNR tra breve, e capire come stare dentro questo spazio sicuro e operativo. Safe and Operating Space. Dal 2009 i fondamentali della dignità, della vita e dell'esistenza di ogni essere umano sono stati poi integrati con i planetary boundaries in quella che viene chiamata l'economia della ciambella, perché di fatto si forma una sorta di ciambella tra quello che non bisogna andare sotto come pavimento, per i limiti sociali e quello che non bisogna andare fuori di sopra dei limiti ambientali. Quindi abbiamo
un panel molto interessante, abbiamo un lavoro bello da discutere, da dibattere oggi. Passo subito la parola a Carla e vi chiedo scusa per qualche battuta in più che ho fatto, ma vedrete che il panel sarà sicuramente intrigante e stimolante. Carla, ti prego di ampliare quanto ho detto, di dire tutto quello che pensi in più rispetto alle mie osservazioni. Grazie Gianfranco, buongiorno a tutte e a tutti anche da parte mia. Io sono con ASVIS sin dall'inizio nel gruppo dei cosiddetti senior expert, cioè noi più anziani che affianchiamo il gruppo dei giovani che lavorano per questo meraviglioso progetto che è il progetto dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Vorrei aggiungere alle cose che ha detto Gianfranco alcune notazioni che mi competono anche come persona che ha dedicato una vita agli aspetti sociali dello sviluppo e anche in ambito ASVIS mi occupo in modo particolare delle tematiche sociali e della salute. Sostenibilità non è solo sostenibilità economica, questo credo l'abbiamo capito da tempo, ma non è neanche solo sostenibilità ambientale. Sostenibilità e anche, e vorrei dire soprattutto, sostenibilità sociale. Quindi se non ci sarà un'ecologia globale che tenga insieme questi tre fattori economici, sociali e ambientali, i risultati che ci aspettiamo non potranno essere raggiunti. E già lo scorso anno abbiamo svolto un importante evento nel Festival 2020 che ha cercato di chiarire, alla luce della pandemia che era appena scoppiata, come i rapporti appunto tra società e ambiente naturale sono importantissimi, talmente importanti da avere dato vita in negativo al dramma della pandemia proprio per il mancato rispetto dell'ambiente naturale di vita nel quale l'uomo è immerso. E quest'anno quindi torniamo su questo tentativo di porre all'attenzione di tutti la necessità di integrare i punti di vista, le politiche, gli obiettivi tra le tre aree che ho indicato. E vorrei ricordare che il rapporto di quest'anno, che è stato presentato ieri e che potete vedere tranquillamente nella sua versione online, quest'anno è particolarmente critico e cerca di lanciare un messaggio davvero drammatico sul fatto che non c'è più tempo. Veramente siamo arrivati al limite, come dice il programma di questo nostro evento, i limiti sono raggiunti, bisogna capire che bisogna fermarsi e appunto l'evento di oggi in particolare vuole proporre lo sviluppo di uno spazio operativo sicuro all'interno del quale ambiente naturale, ambiente umano, forme di vita e società possano convivere senza danneggiare il futuro, senza lasciare ai nostri giovani qualcosa di deteriorato, qualcosa di invivibile, come purtroppo rischia di avvenire se continuiamo ad andare avanti su questa strada. Vedrete che questi temi verranno sviluppati in maniera estremamente interessante dai nostri relatori e partecipanti al panel e quindi vorrei subito introdurre il primo dei panel previsti nell'evento di oggi, che ha come titolo I limiti del pianeta, problemi ambientali e implicazioni sociali. Quindi entrare proprio nel merito di questa relazione strettissima di tipo circolare di cui abbiamo detto. Il primo a intervenire in questo nostro primo panel è un personaggio di assoluto rilievo per quanto riguarda la questione delle disuguaglianze e della sostenibilità sociale, che è il professor Stefano Zamagna, un amico, un esperto, un punto di riferimento per il Paese ma anche a livello internazionale per queste tematiche, docente di economia politica a Bologna, ha dedicato una vita a questo, ma si è molto dedicato in particolare all'economia della cooperazione, all'economia del no profit, ha diretto l'Agenzia del Terzo Settore, l'Osservatorio sulla famiglia e le politiche familiari e recentemente si sta impegnando moltissimo anche sul versante della cosiddetta economia civile, un movimento importantissimo di economisti appunto per un'economia che tenga conto dei fattori umani e sociali in maniera corretta, in maniera adeguata per il nostro sviluppo sostenibile. Vedo che è già collegato, quindi diamo subito la parola al professor Stefano Zamagna. Ecco, grazie molte. Ringrazio veramente di cuore per l'invito che mi è stato rivolto e che ho colto con vero piacere. Ho ascoltato le parole di Gianfranco Bologna,
persona che conosco ormai da tanto tempo e apprezzo tantissimo il lavoro che Coni in saggezza e umiltà va conducendo Carla Colicelli. Entro subito nel merito perché mi è stato detto che ognuno di noi ha non più di 14-15 minuti dell'argomento che dà il titolo al panel. Con un'annotazione, la parola sostenibilità è stata coniata nel 1793 da uno studioso scienziato prussiano che si chiamava von Carlowitz. Lui era delegato del governo dell'epoca per stabilire quanti alberi potessero essere tagliati, abbattuti ogni anno senza compromettere la possibilità di avere legname, che allora era la materia prima principale, per gli anni, negli anni successivi. E elaborò un modello molto interessante, ovviamente applicato al tema delle foreste. Ma questa parola subito e negli anni immediatamente successivi ebbe una certa circolarità, eccetera, ma quando si arriva agli inizi dell'Ottocento la parola scompare. E questo è il punto importante. Bisogna ammettere che responsabili di questo è la categoria a cui io stesso appartengo, quella degli economisti, o meglio ancora della disciplina economica, la quale ha sin dall'inizio ritenuto che la natura, certo, non fosse un limite al processo di accumulazione del capitale. Siamo all'epoca della prima rivoluzione industriale in Inghilterra. Ovviamente c'erano state delle voci dissonanti già allora, pensiamo a Malthus, ma David Ricardo, che è il teorico della grande teorico della prima rivoluzione industriale, ebbe buon gioco nel dire: la natura non pone limiti, noi dobbiamo accumulare capitale, che allora era capitale fisico, poi diventerà finanziario, ad ogni costo. E così. E questo è andato avanti per tanto tempo. Direi che il punto di svolta si ha con la pubblicazione del rapporto Brundtland del 1987. Il che non significa che nel frattempo altre voci, mi piace ricordarne una, Georgescu Reghen, un economista rumeno, poi fuggito in America per le note ragioni, dove appunto morirà. E Georgescu Reghen è quello che ha inventato la parola bioeconomia. Oggi la si usa, ma pochi si ricordano di indicare che fu lui l'inventore. E un suo libro importante, in cui sviluppò la quarta legge della termodinamica, lui fu il primo ad avvertire che il processo di crescita economica non poteva andare, siamo agli inizi degli anni 60 ancora, procedere come fino ad allora era andato. Ma ovviamente non venne ascoltato, anzi venne deriso, e infatti non ebbe buona fortuna anche dal punto di vista della carriera accademica e così via. Venne lasciato in una università minore negli Stati Uniti, eccetera. Questo per dire che non dobbiamo meravigliarci se oggi e siamo così terribilmente in ritardo, perché la scienza economica, che ha preso gli avvii in terra d'Inghilterra, poi in America, è diventata dominante, è diventata una sorta di pensiero unico. E quando qualcuno, prima del rapporto Brundtland, osava suggerire che occorresse eccetera eccetera, veniva tacitato e a molti non veniva concesso neanche di fare carriera accademica. Queste cose vanno dette anche se a qualcuno dà fastidio. E per chiudere su questo primo punto, mi piace ricordare un lavoro recente di Nicholas Stern, recente vuol dire di due anni fa, 2019, Nicholas Stern, inglese, è quello l'autore del cosiddetto rapporto Stern del 2006, e quindi un economista veramente molto preparato e molto coscienzioso. Ebbene, in questo articolo pubblicato due anni fa, Stern cosa ha fatto? Ha calcolato sull'arco di vent'anni, sulle cinque principali riviste scientifiche di economia, quanti articoli, cioè quanti saggi scientifici, erano stati pubblicati sulla tematica ecologico-ambientale. Sapete quanto? 47 su un totale di 9.000 erotti articoli, cioè 9.000 e circa articoli di alto valore scientifico su tutte le altre tematiche, solo 47 sulle tematiche. E questo negli ultimi 20 anni, non negli anni 60, 70, 80. E conclude dicendo, e io ho apprezzato molto, l'ho imparato a conoscerlo durante i miei anni ad Oxford,
L'ho congratulato, gli ho detto hai avuto molto coraggio, perché lui conclude l'articolo dicendo noi economisti dobbiamo solo vergognarci, perché noi abbiamo alimentato dall'alto della nostra scienza un convincimento che presso la popolazione, la gente normale, imprenditori o non imprenditori, di cui oggi noi paghiamo le conseguenze. Questo allora è un primo punto. Il secondo punto, oggi il quadro è completamente cambiato, anzi direi che tra gli stessi economisti c'è la gara a chi scrive di più sulle tematiche di cui ci stiamo occupando, però la frittata, come si è soliti dire, è stata fatta e di questo dobbiamo essere consapevoli perché, come diceva Gianfranco Bologna all'inizio, ci spiega una sorta ancora di ritardo nel prendere atto della situazione. Il secondo punto, allora, è messo bene in chiaro da Carla Collicelli, è che è corretto parlare di sviluppo sostenibile, non di crescita sostenibile. E questo è l'altro equivoco. Un conto è la crescita, altro conto è lo sviluppo. La crescita non è tipica degli esseri umani. Anche gli animali crescono, anche le piante crescono, ma lo sviluppo è caratteristica esclusiva dell'essere umano. Perché? Perché sviluppo in latino vuol dire liberarsi dai viluppi. Nella lingua latina una S davanti a una parola vuol dire negarla. Quindi parlare di sviluppo vuol dire parlare di libertà. Ama lo sviluppo chi ama la libertà e viceversa. Mentre la crescita è un fatto puramente materiale, non che sia irrilevante, che sia ben chiaro, però non è la stessa. In particolare, cosa vuol dire lo sviluppo umano integrale? Vuol dire che un processo di sviluppo è umanamente sostenibile quando riesce a tenere in mutuo equilibrio o in armonia, preferisco dire, le dimensioni della crescita, che ci devono essere, la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale, dove spirituale fa riferimento al fatto che gli esseri umani hanno bisogno di cibo, ma hanno bisogno anche di nutrire la loro mente, di nutrire il loro cuore, capiamo benissimo ciò a cui faccio riferimento, alla categoria dei beni relazionali. Ebbene, per avere di queste tre dimensioni, fino ad anni recentissimi e in parte anche oggi, sempre il riferimento è alla crescita. Ma come si fa? No, qui bisognerebbe prendere una decisione, starei per dire, a livello politico. Basta. Perché se io parlo solo di crescita, è ovvio che implicitamente metto in subordine la dimensione socio-relazionale e la dimensione spirituale. E dopo è inutile cercare di recuperare queste altre due dimensioni in mille modi, facendo impazzire tante persone generose che si dedicano alla causa, come gli amici dell'Asvis, eccetera. Bisogna far capire che la parola giusta è sviluppo sostenibile, perché lo sviluppo sostenibile è quello che tiene in armonia, come ho ricordato, le tre dimensioni. Oggi noi di che cosa avvertiamo una profonda? Della scarsità di beni relazionali. Perché le abbiamo visto in questi ultimi due anni in concomitanza con l'evento tragico della pandemia, eccetera. Ora, detto terzo punto, ci sono oggi due approcci alla tematica di cui ci stiamo occupando. L'uno è noto in letteratura come approccio della ottimizzazione, l'altro è l'approccio appunto dello sviluppo umano integrale. L'approccio dell'ottimizzazione è quello che va per la maggiore, dobbiamo saperlo. È inutile nasconderci, anche se qualcuno lo nega. L'approccio dell'ottimizzazione dice questo: poiché le risorse naturali sono diventate talmente scarsi da mettere a repentaglio bla 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 le cose che abbiamo detto mille volte, la vivibilità e così via, allora bisogna adottare tutte quelle tecnologie e ciò che la scienza ci consente di fare per fare l'uso ottimale di queste risorse. Ora, questo approccio ovviamente ha un forte appeal, perché una persona così di buon senso dice esatto, però è un approccio che va bene se l'obiettivo è la crescita sostenibile, non se l'obiettivo è lo sviluppo umano sostenibile. L'altro approccio dello sviluppo umano integrale, come ormai sappiamo, esisteva anche prima, però è stato reso
popolare dalla pubblicazione nel 2015 dell'enciclica di Papa Francesco Laudato Si, che oggi è il libro più citato in assoluto e più tradotto a livello internazionale. Posso testimoniarlo, ma non tra credenti, da tutti. Perché? Ma perché la tesi centrale di quella enciclica, che ha ovviamente è stata ripresa anche da altri ambienti, è che questione ambientale o ecologica e questione sociale devono procedere di pari passo. Io non posso puntare sull'una senza affrontare anche l'altra. Concretamente questo cosa vuol dire? Vuol dire perché oggi troviamo così tante difficoltà ad implementare linee di azione a livello sia economico sia politico per affrontare la questione. Ma perché le transizioni, come il grande economista John Hicks di Oxford, che è stato il mio supervisore, quindi lo ricordo sempre con tanto affetto, fu l'unico economista, l'unico premio Nobel, John Hicks, a sviluppare la teoria della traversa, così la chiama, in inglese traversal. Poi provate a chiedere a tanti economisti se sanno la teoria della traversa. Non lo sanno, e infatti non viene mai citata. Qual è l'idea? Che quando si deve passare, dice Hicks, da un equilibrio sociale ad un altro, la transizione non è mai istantanea, richiede tempo, primo. Secondo, durante la transizione si verificano dei costi specifici, costi di transizione, tali per cui potrebbe essere che se i costi superano certe soglie dimensionali, i gruppi sociali che ci rimettono dalla transizione potrebbero coalizzarsi tra di loro per bloccare in sede politica e anche in sede di società civile la transizione. Ed è quello che sta avvenendo a livello internazionale tra paesi cosiddetti ricchi e paesi poveri. I paesi poveri dicono: ma perché ci volete imporre a noi le stesse condizioni che voi paesi ricchi imponete a voi stessi? Siete voi che avete finora distrutto l'ambiente, noi non l'abbiamo fatto. E allora ecco che questi si coalizzano, e poiché in sede Nazioni Unite vale il principio democratico una testa un voto, come ben sappiamo, è evidente che il processo decisionale, adesso lo vedremo fra un mese e mezzo a Glasgow, la COP26, di cui mi sono stato chiamato anch'io a farne parte, e io veramente, siccome credo ai miracoli, spero che avvenga il miracolo, però al momento non sarei così sicuro, perché so già qual è la posizione che un gruppo di paesi guidati dalla Cina, soprattutto, e dall'India stanno prendendo e così via. Ecco allora perché, se vogliamo essere seri, dobbiamo trovare una proposta che mette in sintonia l'equità o la giustizia distributiva, quello a cui ho fatto riferimento poc'anzi, con il fine generale che riguarda tutti di natura ambientale. Ora, queste proposte ci sono, però bisogna avere il coraggio di dirle, e in Italia io non so perché nessuno ne vuol parlare, ma anche in altri paesi. C'è la proposta che tecnicamente viene chiamata Global Climate Incentive, che adesso è inutile che non ho più il tempo per entrare in dettagli, che tiene conto dell'esigenza primaria di bloccare il degrado che rischia di diventare irreversibile con l'esigenza dell'equità tra paesi, altrimenti non ci sarà niente da fare, perché in sede a Nazioni Unite, ripeto, i paesi anche poveri hanno diritto al voto, e se questi si mettono assieme bloccano ogni processo decisionale. Come dire, noi comunque siamo destinati a morire di fame o di altro, non ci date neanche i vaccini, allora tanto vale che andiamo avanti come si è fatto, eccetera. Ecco allora, andando alla conclusione, perché vedo che mentre io noto che sul factum c'è abbondanza di letteratura, ormai sappiamo quasi tutto, dettagli, dove c'è ancora scarsità di dibattito è sul facendum, cioè sulle cose da fare. Per usare un'altra analogia, c'è la diagnosi e la terapia. Ormai sulla diagnosi sappiamo quasi tutto. Io proporrei, dedichiamo più attenzione sulle terapie, magari scontrandoci in maniera civile ovviamente, proponendo, perché diversamente non riusciremo. La seconda cosa è quella di non confondere i criteri ESG con i criteri del Development Goals. Questa è una confusione di pensiero che è molto grave.
soprattutto nel nostro paese, perché noi sappiamo che i criteri ESG corrispondono alla nozione di responsabilità sociale dell'impresa. I criteri invece dei livelli 17 delle Nazioni Unite dell'Agenda 2030 corrispondono alla nozione di responsabilità civile dell'impresa. Allora, noi non può accadere che un'impresa in base ai criteri ESG ha il punteggio più elevato, perché sapete ci sono modi per appunto misurare l'adesione ai criteri, ma rispetto agli altri obiettivi, quello dei Development Goals delle Nazioni Unite, la stessa impresa potrebbe occupare una posizione molto più bassa. Ecco allora che anche su questo, a livello proprio pratico, io sono certo che l'ASVIS farà un'azione in questo senso, perché girando, sentendo in diversi contesti, la confusione di pensiero è piuttosto notevole. Chiudo dicendo che io sono di natura ottimista, sono certo che le persone alla fine risaliranno, perché la speranza è fondata su una certezza, non è un'utopia. E la certezza è che la realtà non è un dato, è un compito. E se il compito viene svolto, la realtà cambia, anche la realtà che riguarda appunto lo sviluppo sostenibile. Grazie per la vostra attenzione e per l'invito che ho ricevuto. Onestamente non so proprio come ringraziare il professor Zamagni, che veramente ha fatto una lezione così chiara, divulgativa, precisa, puntuale, che meglio di così non potevamo cominciare. Lo dico col cuore, perché come ricordava ci conosciamo da molti anni e ho un apprezzamento sconfinato nei suoi confronti. Ricordo solo en passant che nel libro Energie e miti economici di Giorgescu, pubblicato in italiano, c'è una sua splendida introduzione dove tra le altre cose diceva che Giorgescu avrebbe dovuto vincere il premio Nobel per l'economia, e ovviamente ci ha raccontato anche come è finita, diciamo, in qualche maniera la sua meravigliosa carriera universitaria dal punto di vista del pensiero e delle cose che ha messo in piedi e che ci ha lasciato come grande eredità. Passerei adesso, ringraziando di nuovo il professor Zamagni, all'amico professor Fabio Trincardi, che per anni ha diretto l'Istituto di Ricerche sul Mare del Consiglio Nazionale delle Ricerche e da vari anni è il direttore del Dipartimento, guarda caso, delle Scienze del Sistema Terra, che prima vi avevo citato in apertura, e delle tecnologie per l'ambiente. Fabio è una persona straordinaria, un uomo di grande cultura sulle questioni ambientali ed ecologiche, sempre però con una grande attenzione ovviamente alle questioni sociali. Io credo che oramai tutti gli scienziati che stanno lavorando sui temi della sostenibilità non facciano a meno di tenere presenti tutti questi aspetti, perché la sostenibilità è fatta di una visione sistemica e di una visione complessa, e quindi per questo motivo è ancora più difficile farla capire a tutti. E sapete meglio di me che il ragionamento dominante è quello lineare, no? Non c'è mai un ragionamento complesso, lineare: a causa A c'è l'effetto B, punto. Capire tutto quello che c'è dietro, tutte le connessioni, diventa un problema. Chiedo scusa a Fabio per questa introduzione un po' lunga e gli do subito la parola. Grazie per essere con noi. Mi sentite ora? Sì. Ottimo, tranquillo. Ok, allora grazie tantissimo dell'invito, è un grande onore parlare qui. Poi, dopo l'intervento del professor Zamagni, mi sono annotato un sacco di cose, spero di essere all'altezza. E abbiamo avuto tutti i problemi tecnici possibili ieri, per cui la presentazione la mandate voi, però non la vedo ancora, eravamo d'accordo così. Perché se devo tentare di mandarla io ci giochiamo tutto il quarto d'ora. Ecco, credo che ci siamo. Non ho riscontro. Noi la vediamo, Fabio, non so se potete tenere. Okay, non la vedo io. Allora mettetevi sulla slide 2, scusatemi. Allora comincio con una battuta. Andate per chi lo bisogna dirlo? Andate alla successiva, grazie. Sì, ve lo dirò numericamente, insomma. No, la battuta che volevo fare è
banalizzando le cose molto più importanti dette in precedenza. Ecco, adesso vedo, da professor Zamagni, è che il capitalismo vive questo paradosso, che è un po' come la discussione sul comunismo degli anni 40 e 50. Funziona in un paese solo, nel momento in cui, quindi dove tutto il resto del mondo fa da sorgente. Dato questo modello di sviluppo all'intero pianeta, porta a tutti i problemi che conosciamo. Allora, il riferimento che va fatto è all'antropocene, che è questa nuova era geologica che inizia con il dopoguerra e con la cosiddetta grande accelerazione, e che fa una cosa: riconnette tutti i continenti tra di loro attraverso un meccanismo dettato dal commercio, essenzialmente da tutti i tipi di trasporti e da tutti i meccanismi di sfruttamento delle risorse. Per cui la prossima, se mandate la prossima, oggi abbiamo rifatto il Pangea, che è quando tutti i continenti erano uniti, parlando di sistema Terra, circa 200 milioni di anni fa. E l'abbiamo fatto con il collegamento con l'economia. L'abbiamo fatto a spese, attraverso questa grande accelerazione, prossima diapositiva, che richiamo senza entrare nel merito, che porta l'aumento esponenziale di tutti i trend dei fattori socio-economici, primo tra tutti la crescita della popolazione e dello sfruttamento di tutti i sottosistemi del sistema Terra, quindi l'aumento di gas serra, la distruzione di foreste, i cambiamenti di uso del territorio, i cicli biogeochimici che vedete sulla destra, eccetera. Quindi questo è, in questa diapositiva si vede il costo della cosa che vedevate prima. La prossima diapositiva è per richiamare che a monte di tutto questo c'è la logica estrattiva. Allora, storicamente si fa spesso riferimento alla caccia alle balene. Per due secoli si sono uccise circa 50.000 balene all'anno per produrre circa 80 milioni di olio di balena, che tra l'altro è il secolo dei lumi. Se andiamo alla prossima, questa logica la stiamo seguendo ancora oggi, purtroppo molte parti la seguono, se non ci fermiamo a pensare in modo critico, anche nella rivoluzione verde, che ci porta alla necessità di andare verso emissioni zero dal punto di vista dei combustibili fossili, ma che ci porta in cerca di una nuova sorta di dipendenza dalle terre rare, dai materiali critici, e ai quali ci stiamo affidando ancora una volta con l'idea che l'estrazione sia possibile in modo illimitato. E questo è un grave errore che dobbiamo tenere presente. Quindi, riassumendo questa prima parte, la prossima, noi siamo passati, prendo questo da un libro provocatorio di Guillaume Pitron, che è La guerra dei metalli rari, e praticamente l'olio di balena ha avuto come riferimento la Francia, se vogliamo rifarci al secolo dei lumi, il carbone all'Inghilterra nel 1800, il petrolio agli USA nel 1900 e ora gli elementi rari, dove, come abbiamo visto anche nell'ultimo che cade? L'audio. Deve esserci stato un piccolo problema di collegamento audio con il nostro, che per adesso lo vedo anche frizzato. Sono tornato. Ah, bravo, bravo, ottimo. Purtroppo ho cambiato studio proprio ieri e sono in un assetto un po' instabile, era quasi meglio se mi collegavo dall'albergo. Allora, la prossima è la numero 7. Se ci siamo. Ecco, questo ci spinge. Io ovviamente ho messo nella signature che sono geologo marino, anche per ricordarsi che ognuno di noi ha una provenienza, diciamo, specifica e alla luce della quale poi cerca di studiare anche in altri campi, però bisogna essere anche consci dei propri limiti, e sicuramente da marino ho anche una visione un po' particolare, e vorrei richiamarvi che con la logica estrattiva noi adesso stiamo per andare verso quello che io chiamo il Far West, oltre le zone economiche esclusive, esatto, che è tutta la parte di fondali marini, esatto, che vedete segnati in rosa in questa mappa, alla ricerca appunto dell'estrazione di metalli, dei famosi noduli polimetallici, che hanno una serie di vantaggi, perché uno si trova tutti i metalli in un unico contesto e quindi... Insomma,
giganteschi schematizzati nella cosa di destra, ma non vi voglio parlare in specifico ora degli impatti ambientali quanto del fatto che nella zona rosa non c'è sostanzialmente giurisdizione. C'è l'International Seabed Authority, che però ha poco peso, e quindi chi ha soldi, chi ha la possibilità di andare a esplorare e a sfruttare queste zone, lo fa in una situazione sostanzialmente di deregulation o di regole molto blande. La prossima diapositiva. Non so se conosci Common Law of Humanity. Ecco. Con questo arriviamo ai limiti planetari. Sono concetti ormai molto noti, si parte di fatto dai lavori che citava Gianfranco prima, dal Club di Roma e dal Libro di Stoccolma. Questi limiti oggi sono quelli che vedete, li passiamo in rassegna molto brevemente. C'è un criterio in base al quale, abbastanza complesso, si definiscono i limiti che sono già trasgrediti oltre ogni... sono una situazione di alto rischio, che sono quelli in rosso, sono molto seri quelli in giallo, e non è che quelli in verde siano in una situazione idilliaca, sempre verso il giallo e verso il rosso, con l'eccezione di quello che vedete sulla destra del limite dell'ozono stratosferico, su cui che è un buon esempio per dire che quando gli uomini si mettono d'accordo e cercano una soluzione condivisa, a volte ci riescono, insomma. E allora, del limite che riguarda i cambiamenti climatici dirò qualcosa dopo. Se si passa alla prossima diapositiva, vorrei richiamare diciamo, sul limite climatico, per ora anticipo che si stima che le 350 parti per milione di CO2 safe e pericoloso, e che oltre le 450 si sia una situazione di grandissimo pericolo, e siamo già a 415. Poi c'è il limite della biodiversità, stanno aumentando il numero di estinzioni e molto rapidamente, faccio sempre questo esempio da Lewis e Masling, se prendiamo in peso tutti i mammiferi che vivono sulla faccia della Terra in questo momento, non per numero di specie ma per grossi gruppi, gli umani rappresentano il 30% del peso, le specie selvatiche appena il 3% del peso, e le specie allevate sostanzialmente per il cibo e asservite all'uomo sono il 67% del peso. Credo che questi numeri dicano meglio di qualunque altra cosa quanto sia estensivo e grave l'impatto antropico, poi collegato anche al cambiamento climatico attraverso i ruminanti, ma dei cicli biogeochimici. È stato stimato, vedete i numeri, che se si fosse 11 milioni di tonnellate di fosforo a 63 milioni di tonnellate di azoto, se si stesse lì dentro, insomma, potremmo ancora avere delle possibilità di salvezza, ma siamo oltre il doppio a questo livello di sicurezza. E infine le foreste, che sono il grande polmone che catturano i gas serra, sono ridotte al 62% della loro estensione prima dell'era industriale, e si stima che dovessero rimanere al di sopra del 75% per darci speranza. Insomma, quindi questi sono i limiti principalmente trasgrediti. Sul limite di land use change basta dire che la sabbia che noi trasportiamo con i camion supera quella che tutti i fiumi del mondo trasportano per motivi naturali, le 2 gigatonnellate, e che per quanto riguarda l'uso di acqua fresca tratteniamo circa 8 volte più acqua dolce sui continenti con i reservoir di quanta non ce ne sia, non ce ne possa essere con la somma di tutti i laghi, ghiacciai temperati, falde e fiumi, diciamo l'acqua che sarebbe naturalmente sui continenti. Quindi questo dà un'idea della pervasività dei nostri impatti. Poi c'è tutto il discorso sulle nuove entità, sui nuovi tipi di inquinanti, le isole di plastica e la plastica sui fondali marini e tanto altro, di cui magari dico qualcosa nella parte finale. La prossima diapositiva. Ok, due cose sulla temperatura. La temperatura della media è in aumento, siamo già al grado, superato il grado, e
si discute sul grado e mezzo degli accordi di Parigi, che in fondo può diventare anche 2 gradi se proprio non ce la facciamo, ma vorrei ricordare che con la prossima diapositiva, dall'ultimo glaciale all'attuale interglaciale, la differenza è di 4-5 gradi a seconda di come lo si calcola, quindi, perché questi sono gradi medi di temperatura su tutto il pianeta, quindi non è che mezzo grado sia mi metto un gilet o me lo tolgo, mezzo grado a livello planetario è una cosa enorme. Tra 1,5 gradi e 2 gradi si decide la stabilità della Groenlandia, dell'Antartide occidentale e se avere o non avere 6 metri in più di livello del mare nel giro di pochi secoli. Quindi su questi piccoli apparentemente numeri ci si gioca cose molto grosse anche per la società stessa e per la nostra economia, se non volessimo pensare a quello a cui dovremmo pensare, cioè che ci si salva non da soli ma con tutti gli ecosistemi e con... quindi i cambiamenti che mettiamo in atto non colpiscono solo la nostra economia, la nostra società, ma tutti gli ecosistemi. La prossima. E quindi sono in gioco 2 grandi componenti in questo aumento di CO2 e di gas serra che vanno oltre la CO2, che sono l'uso dei combustibili fossili e i cambiamenti di uso del suolo. Questi sono i 2 principali parametri, ma andrebbe aggiunto attraverso l'uso del suolo specificare che è la zootecnia industriale e l'agricoltura industriale che portano ad alzare quel valore, diciamo, le emissioni che vengono dal mondo del suolo, insomma, quindi c'è un nome specifico. Il grafico di destra è solo per ricordare, secondo me è la prova inoppugnabile, la metto in tutte le presentazioni, questa è la carota di ghiaccio di Vostok, dalla quale si estraggono le bolle d'aria e si vede quanta CO2 c'è dentro, si va indietro di circa 500.000 di anni, i picchi che vedete in blu in alto, che non superano mai 300 parti per milione, sono gli interglaciali, in cui ci sono più gas serra. I picchi negativi in basso attorno a 170-200 parti per milione sono i periodi glaciali, i massimi glaciali. Se noi confrontiamo tutti gli interglaciali precedenti il nostro, che ce n'è uno ogni 100.000 anni circa, questi non superano mai le 300 parti per milione. Noi oggi siamo a 415 e ci siamo arrivati in un tempo brevissimo che è direttamente collegato alla rivoluzione industriale. Non c'è alcun dubbio, cioè non c'era già ai tempi del Club di Roma, ma sono passati 50 anni di battibecchi, non c'è alcun dubbio che sia l'uomo responsabile di questo, insomma. La prossima. Questa la saltiamo perché non vi devo dire niente, sono già andato lungo. Volevo solo dire che, ma lo dico su questa, questa qui è l'economia della ciambella, della Rothworth, che ho ripreso da un libro bellissimo di Federico Butera, uscito quest'anno, che fa una sintesi up to date eccezionale di tutta la letteratura, si chiama Affrontare la complessità, prendo anche un'altra slide da lui, e appunto dice quello che diceva Gianfranco prima, cioè la nostra società deve cercare di vivere tra una base sociale e un tetto ambientale, cioè in quella fascia che vedete in verde, dove si assicura a tutta la popolazione, ma direi anche alle generazioni successive, e su questo se riesco faccio una battuta dopo, la possibilità di stare lì dentro, quindi di sfruttare il pianeta, perché siamo una specie che ha bisogno di sfruttare il pianeta, ma in una maniera che non ci faccia trasgredire i boundaries, ma in realtà il tema è riuscire a far rientrare i nostri impatti, questa è una cosa veramente difficile. Ed è la cosa che abbiamo di fronte. Quindi il tema della transizione ecologica deve superare la logica estrattiva e deve anche cercare di non risolvere, per esempio, il tema del cambiamento climatico, che è indispensabile risolvere, facendolo pagare agli altri limiti planetari, che è come occuparsi di uno dei Sustainable Development Goals senza alcun riguardo all'equilibrio con tutti gli altri. Questo non è possibile, ma non è banale riuscire a tenere conto di questa complessità. La prossima. Questo ci porta a parlare dei beni comuni che sono trascurati in genere o sono dati per così una disponibilità a chi vuole fare impresa, a chi vuole fare sviluppo economico, mentre sono beni di tutti. Lo stesso petrolio sarebbe un bene comune e sicuramente l'acqua dolce lo è, ma sono anche beni delle prossime generazioni. Allora io qui farei una battuta su quello che chiamo
il furto ermeneutico, cioè noi rubiamo anche spiegazione alle generazioni che vengono dopo e anche ai paesi poveri, nel senso che siamo quelli non gasbi. La nostra società è quella responsabile di aver portato all'antropocene a questo punto ed è anche quella in grado di spiegare, però psicologicamente, essendo quella che spiega, noi alle nuove generazioni diamo un problema diverso da quello che abbiamo avuto noi rispetto alle generazioni precedenti, dove potevamo fare il 68, le rivoluzioni, dire adesso il mondo lo spieghiamo noi. E ci troviamo a mangiare risorse, in alcuni casi, come si è aperto il dibattito, a lasciare scorie nucleari alle generazioni future e gli lasciamo pure la spiegazione. Io credo che su questo ci dovrebbe essere una riflessione, perché secondo me bisogna riuscire a portare un dialogo su un problema condiviso, ma che dà spazio progressivamente anche alle generazioni più giovani di dire la loro, di trovare le proprie spiegazioni. E la prossima. Siamo verso la fine. Ecco, voglio dire, se ho tempo ancora un attimo, volevo fare un commento sul decoupling, perché sempre dal libro di Butera io non conoscevo questo tema, cioè conoscevo il tema, ma non questo paradosso di Yavos che volevo portare formulato così, perché è una cosa alla quale pensavo a proposito della pesca, ma qui è formulato molto bene. Cioè, noi dobbiamo fare in modo che diminuisca l'uso di risorse a parità di attività economica, diciamo, e diminuisca l'impatto ambientale. C'è tutto un ragionamento molto complesso, assumendo sempre che il benessere umano sia legato al crescere delle attività economiche, e questo è un assunto su cui, appunto, è molto da mettere in discussione, e la presentazione precedente lo ha fatto a un livello perfetto, quindi non aggiungo altro. Però la cosa invece nel piccolo dettaglio delle soluzioni e delle ottimizzazioni tecnologiche, può esserci questo effetto rebound, cioè che se io aumento l'efficienza, spesso reinvesto in un consumo aggiuntivo e quindi ritardo il beneficio che ho avuto anche con l'innovazione. Insomma, questo è una cosa da tenere presente. Ho una macchina elettrica che consuma meno, faccio più viaggi, adesso per ridurlo ad una battuta, però è un punto di ragionamento su cui bisognerebbe insistere. La prossima, io credo di dover finire perché sono andato un po' oltre con queste due, non arrivo fino in fondo, e perché ci tengo da scienziato marino a parlare della grande accelerazione dell'oceano, perché l'oceano fino ad ora, nella grande accelerazione degli ultimi 70 anni, ci ha dato un grandissimo aiuto. Ha trattenuto temperatura e quindi ha contribuito, scaldandosi, a rendere più lenta l'aumento di temperatura dell'atmosfera, che è quella che misuriamo. Ha trattenuto CO2, circa un terzo della CO2 emessa. Ci sono stime che dicono che le parti per milione di CO2 che avremmo oggi sarebbero oltre 600, invece che, tra virgolette, soltanto 415, se l'oceano non avesse assorbita acidificandosi. E poi ha fatto da grande bidone delle spazzature, perché l'economia lineare in terra produce scarti e rifiuti che, quando sono mismanaged, che è sempre il caso, alla fine del loro giro, delle loro peripezie, finiscono alla superficie o sul fondale marino. La prossima, prendendo da questo paper recente di Jouffroy, volevo solo mettere in luce che tutti i parametri che riguardano lo sfruttamento del mare stanno già crescendo, che con un lag rispetto agli anni 50, il flesso ce l'hanno dopo, ma stanno tutti crescendo in modo esponenziale, esattamente mimando la grande accelerazione. E questo non va bene per l'oceano, che è la nostra ultima spiaggia, che produce un terzo dell'ossigeno che respiriamo, più importante delle foreste, eccetera. E non va bene quindi per la salute degli ecosistemi dell'oceano, e in ultimo non va bene neanche per noi, insomma. Nemmeno per la nostra economia, nemmeno per il nostro turismo, se vogliamo banalizzare. La prossima. Questo riguarda gli sfruttamenti del fondale, di cui si parla sempre troppo poco, però adesso il tempo mi è scaduto e non lo faccio, però nell'oscurità avviene un tipo di impatto che non è sotto gli occhi di tutti, quindi c'è una differenza da quando si impatta per fare una cava di marmo nelle Apuane, che almeno ci possono essere gli ambientalisti o stakeholder con altre idee che protestano. Quello che avviene sul fondo del mare avviene su
visioni estremamente approfondite ma molto locali, spezzettate, non unitarie, su dati non condivisi e con impatti che nessuno prende in considerazione. Questo lo dobbiamo tenere presente e non va bene. La prossima. E quindi gli assunti sono che le risorse non siano limitate ed è un assunto sbagliato, che gli impatti non siano significativi e lo sono solo perché non li guardiamo, questo non è assolutamente vero, e poi abbiamo una visione statica del fondale marino e questo vorrei fare un seminario per spiegarvi perché è una visione sbagliata, ma è assolutamente sbagliata. Ormai sono arrivato alle conclusioni, c'è l'ultima. E, vabbè, questa la possiamo saltare, così culturale, quindi saccheggiando ancora una volta il libro di Federico Putera perché offre una sintesi migliore di quella che sarò in grado di fare io, se dobbiamo pensare a un futuro rispetto al tema dei limiti planetari, a come tornare indietro, sicuramente bisogna produrre meno nei paesi sviluppati e meglio in quelli in via di sviluppo, bisogna trasferire risorse economiche dai paesi ricchi a quelli poveri per fare in modo che questi non saccheggino le proprie risorse naturali tentando di venderle per andare avanti ancora un po'. Sicuramente bisogna ridurre le emissioni da fonti fossili, passare alle fonti rinnovabili, e qui c'è tutto il discorso della tecnologia che è molto importante, sta qui dentro, ma la tecnologia da sola non basta a risolvere i problemi di impostazione che abbiamo visto. Poi bisogna radicalmente trasformare la produzione agricola, io di questo ho solo accennato parlando della crisi della biodiversità, ma questo è veramente il tema e questo è il tema sul quale anche noi come cittadini occidentali possiamo incidere con i consumi, per esempio eliminando la carne rossa o la carne in generale, eccetera. E infine è fondamentale che sul mare, sull'oceano, che è veramente la nostra ultima spiaggia, non ripetiamo gli errori dell'economia cosiddetta brown, che sta alla base della grande accelerazione, ma io temo che abbiamo tutta l'inerzia per rischiare di ripercorrere questi errori. Grazie. Mille Fabio per questa lunga illustrazione, mi permetto di dire lunga perché ti abbiamo dato qualche minuto in più rispetto agli altri. Passiamo subito al successivo panel, comunque hai dato una serie di elementi che secondo me saranno molto utili anche per le persone che interverranno successivamente, come ovviamente ha dato anche il professor Zamagni prima. E adesso entriamo in un secondo panel che vuole in qualche maniera, il titolo è Accesso alle risorse ambientali, implicazione nei termini di disuguaglianza e ruolo della cooperazione internazionale. E quindi da questo punto di vista cominciamo con un intervento di Chiara Soletti, che è Policy Advisor e coordinatrice della sezione Clima e Diritti all'Italian Climate Network, che credo sia collegata da Londra, quindi diamo un benvenuto a Londra. Se non sbaglio, Chiara, sei da Londra, credo, e adesso la sentiremo. E la ringraziamo molto per essere con noi. E il tema, come potete immaginare, è di grandissima attualità, perché i diritti sono fondamentali per la grande crisi climatica, e le passo subito la parola. Grazie. Puoi andare, Chiara. Grazie. Grazie l'invito. Sono davvero felice di essere qui, specialmente perché in questi giorni Italian Climate Network è impegnata nel Youth for Climate, che è un evento per far sentire, per far arrivare la voce di 400 giovani rappresentanti dell'azione climatica giovanile nel mondo, per far arrivare la loro voce alla COP. Quindi siamo assolutamente coscienti come organizzazione dell'importanza del ruolo che ha la società civile in questo genere di processi. Grazie a Italian Climate Network ho avuto la possibilità di essere un'osservatrice per la società civile dal 2015, anno dell'accordo di Parigi, e questo accesso, questa possibilità mi ha veramente aperto un mondo che, da cui ho potuto imparare moltissimo e veramente capire l'impatto che può avere la società civile, l'importanza che hanno i diritti umani anche in meccanismi dove da un osservatore non esperto, dove sembra che non dovrebbero trovare spazio sostanzialmente.
Mi ricollego a quello che ha detto Fabio Tricardi riguardo a chi paga, alla grandissima contraddizione di chi paga per il danno che stiamo creando al nostro paese, ovvero chi meno ha contribuito a creare il problema del cambiamento climatico. E anche il fatto riguardo quello che verrà lasciato alle prossime generazioni, l'ha chiamato il furto ermeneutico. Beh, mi ha fatto particolarmente piacere sentire questo genere di commento, perché è proprio il centro il focus del lavoro della sezione di Clima e Diritti di Italian Climate Network, che è stata creata proprio per riportare l'attenzione su quello che era un punto ignorato, diciamo, dei negoziati, ovvero l'importanza di avere delle salvaguardie di tipo sociale e ambientale all'interno dei testi dei negoziati sul clima. E perché è così importante? È importante perché in quello che è un meccanismo multilaterale enorme, quello dei negoziati sul clima, c'è il rischio che ancora una volta l'eredità storica, culturale e, se vogliamo chiamarla con il nome esatto, coloniale dei rapporti di forze politiche che ci sono nel mondo prevalga ancora una volta, e che quindi vengano in qualche modo lasciate indietro, considerate sacrificabili, parte della popolazione umana che adesso possono risiedere in paesi che noi consideriamo meno sviluppati, ma che hanno semplicemente un reddito minore in quello che è il sistema capitalistico, e domani potrebbe appunto capitare tranquillamente anche nelle nostre società che consideriamo più sviluppate, che hanno sicuramente più risorse e quindi una maggiore resilienza climatica. E quindi per adesso, quando il cambiamento climatico crea degli impatti, noi comunque riusciamo ancora ad avere acqua nelle nostre case, trovare il cibo al supermercato, riusciamo comunque a reagire come nazione, a mantenere i nostri sistemi. Ma un giorno questo non sarà possibile, ed ecco che allora sarà interessante vedere la politica, chi deciderà che sarà considerato sacrificabile, insomma. Ecco, ed è qui appunto che i diritti umani diventano fondamentali. Avere principi legati ai diritti umani all'interno di quello che sarà possiamo considerare l'accordo di Parigi come la Costituzione dell'azione climatica, che è stata decisa nel 2015, quindi si sa cosa bisogna fare, e adesso, negli anni successivi, si sta decidendo il come farlo. E quindi quello che viene chiamato il libro delle regole dell'accordo di Parigi, in maniera gergale, sostanzialmente. Ed ecco che è importante, in un meccanismo multilaterale in cui bisogna mettere tutti d'accordo, in cui spesso c'è il rischio, come in tanti altri trattati internazionali, di avere un testo appunto con un linguaggio molto generico, aperto a troppe interpretazioni, c'è il rischio che, con l'obiettivo di ridurre le emissioni, si faccia ulteriore danno all'ambiente e alle persone. Ci sono stati esempi nella storia, adesso nessun riferimento a nessun caso particolare, ma se magari uno Stato, per ridurre le proprie emissioni, decide di creare un'enorme diga idroelettrica, realizza l'opera, magari le emissioni effettivamente diminuiscono, però nel frattempo magari ha distrutto un'enorme foresta e messo a repentaglio la vita di una popolazione indigena. E quindi è esattamente questo il ruolo della società civile. La società civile da decenni partecipa a meccanismi all'interno del al meccanismo dei negoziati sul clima, ha uno spazio, può essere presente e monitorare cosa sta succedendo e fare degli interventi, incontrare delegati, mettere pressioni, fare campagne di comunicazione. Tutto questo si chiama fare advocacy, sostanzialmente, ed è quello che anche con Italian Climate Network abbiamo fatto dalla nascita dell'organizzazione, prima con
prima interagendo con il gruppo di interesse delle organizzazioni giovanili che si chiama IANGO, e abbiamo fatto advocacy per l'integrazione all'interno del preambolo dell'accordo di Parigi del principio di equità intergenerazionale, che è il principio per cui bisognerebbe lasciare il pianeta e le risorse, il pianeta nelle stesse condizioni o migliori condizioni alla generazione successiva. E questo principio, se all'interno dell'accordo di Parigi, è anche grazie a Italian Climate Network e a tutte le organizzazioni giovanili parte di IANGO, e successivamente con la creazione della sezione Clima e Diritti abbiamo cominciato a concentrarsi su altre aree legate ai diritti umani, come i diritti delle donne e altri principi. E lo abbiamo fatto interagendo con la Women and Gender Constituency, che traducendo dall'inglese è il gruppo di interesse delle organizzazioni femministe, ambientaliste e climatiche, ma c'è tantissima collaborazione tra i gruppi della società civile all'interno dei negoziati sul clima. Quindi, oltre a interagire direttamente con queste due constituency su punti precisi, come appunto l'equità intergenerazionale, oppure nel caso del specifico della mia sezione, all'inizio ci siamo concentrati sull'integrazione del principio di equità di genere, ma un po' alla volta, parlando anche con altre costituenti, ce ne sono nove in tutto, molte di queste hanno aderito a un'agenda comune di 7 punti, tutte su principi legati ai diritti umani, e questo gruppo che si è formato è Human Rights Advocacy Working Group, un gruppo di lavoro dove in qualche modo ci sono rappresentanti di tutte le constituency, si mettono d'accordo, si coordinano tra di loro per avere un'agenda comune, avere maggiore forza, ma avere maggiore rilevanza, mandare un messaggio più chiaro e decisivo. E questo è assolutamente importante, perché quello che la battaglia che si sta giocando in questo momento non è soltanto quella di realizzare il prima possibile come ridurre l'emissione tra paesi, che è assolutamente fondamentale. È un processo lento, ma non c'è nessun'altra scelta. Il cambiamento climatico è un fenomeno che non ha confini, che non può essere risolto con i paradigmi di quella che era la politica internazionale, dei rapporti tra nazioni prima del naturalismo, prima del multilateralismo, prima della Seconda Guerra Mondiale. E non c'è assolutamente scelta in questo. È il motivo per cui è così importante che la società civile continui a fare pressione e a portare avanti questi principi, perché altrimenti si rischia che si replichino i rapporti di forza tra nazioni e che certe nazioni vengano lasciate indietro. E anche perché c'è l'enorme contraddizione che menzionava prima anche Fabio Tricardi, ovvero chi paga, chi ha meno contribuito. Infatti, le nazioni che meno hanno contribuito alla creazione del fenomeno del cambiamento climatico sono quelle che invece adesso pagano il prezzo più alto, perché sono le nazioni che hanno meno risorse a livello finanziario, tecnologico, di infrastrutture per rispondere agli impatti dei cambiamenti climatici. Quali sarebbero le vostre rimostranze se foste in questa situazione? Sicuramente cerchereste di far sentire la vostra voce e di chiedere il supporto che vi è dovuto sostanzialmente. Ed è qui che appunto la società civile può veramente influenzare, cambiare il corso, può mettere pressione perché si cambi il corso, perché quello che è la cosa più importante in assoluto è veramente che in qualsiasi paese in cui si ha chi ha il privilegio di avere il tempo, di potersi interessare anche alla vita del proprio paese, alla politica, è importante che lo faccia, perché l'unico modo perché si raggiungano degli obiettivi che siano inclusivi, che siano efficaci per la riduzione delle emissioni, ma che siano anche inclusivi verso l'intera popolazione umana, che nessuno venga lasciato indietro, che vengano prese in considerazione le discriminazioni e le barriere che hanno le persone, perché i cambiamenti climatici esasperano questa situazione.
ed è il motivo per cui è così importante tenerne conto. È veramente questo, se, tutto questo non può avvenire senza la volontà politica dei governi. Ed è qui che veramente c'è bisogno di una pressione da parte della società civile ad ogni livello, ed è quello che promuoviamo come organizzazione, ed è quello che promuoviamo all'interno dei negoziati sul clima. Quello che appunto preoccupa in questo momento è sicuramente il fatto che alla prossima COP ci sono dei dubbi, il Covid ha reso tutto più difficile a livello logistico, e c'è veramente il rischio che i rappresentanti delle nazioni con minor reddito e che più hanno bisogno di essere presenti non siano lì a far sentire la loro voce. Allo stesso tempo però c'è l'urgenza dell'azione del, c'è l'urgenza dell'azione climatica che non è ancora un'ambizione sufficiente per essere in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. E quindi è bene che la COP avvenga perché è già stata rimandata di un anno ed è importante che i rappresentanti di queste nazioni si riuniscano e trovino un accordo sicuramente. Questa è una priorità assoluta, ma allo stesso tempo come organizzazione ci auguriamo assolutamente che si trovi una soluzione alla partecipazione di quello che nell'ambito viene chiamato il Global South, tutte quelle nazioni che hanno redditi minori e una minore resilienza climatica. Quindi è con questo messaggio che vorrei lasciarvi, ovvero di è vero, i negoziati sembra che vadano sempre troppo lentamente, ma non c'è scelta al di là del multilateralismo. Il cambiamento climatico non ha confini, ha delle contraddizioni, e se vogliamo realizzare la cosiddetta giustizia climatica, ovvero dare il supporto necessario a chi meno ha contribuito alla creazione di questo problema, è bene che questo meccanismo continui il più velocemente possibile e che la società civile sia presente ad influenzarlo e a ricordare a chi ha potere decisionale che non ha senso ridurre le emissioni se significa sacrificare solo una percentuale minoritaria e privilegiata della popolazione umana, perché oggi capiterà a qualcuno e domani a qualcun altro, e anche perché è il modo fondamentale per rendere l'azione climatica efficace, avere programmi, politiche per l'azione climatica ed ambientale significa fare il bene non solo del nostro pianeta, ma anche delle persone, e le due cose non dovrebbero mai essere slegate. Grazie Molto carina. Grazie, ringraziamo tantissimo Chiara Soletti, soprattutto per questa sua insistenza sul ruolo della società civile, in particolare della componente femminile e giovanile della società civile, che è così fondamentale e che sta tanto a cuore anche a noi di ASVIS. Prima di procedere con gli altri interventi di questa sessione, che è una sessione che abbiamo voluto dedicare in particolare al tema delle disuguaglianze e della cooperazione internazionale, lasciatemi dire che tutte le questioni che sono state sollevate dai relatori finora, quindi da Stefano Zamagni, da Fabio Trincardi e da Chiara Soletti, sono oggetto costante di monitoraggio anche quantitativo e statistico da parte di ASVIS. Quindi chi avrà la pazienza e l'interesse di andare a guardare il nostro rapporto di quest'anno potrà vedere che dopo una fase relativamente positiva e ottimistica dal 2015 in poi, è stato citato più volte il 2015 come anno di svolta per tanti motivi, ora quest'anno abbiamo registrato e misurato un peggioramento drammatico di tantissimi degli obiettivi della nostra Agenda 2030. In sostanza, quello che emerge dai nostri dati e che solo pochissimi obiettivi, tre nello specifico, quello il 7 relativo al sistema energetico, il 13 al cambiamento climatico e il 16 giustizia e istituzioni solide, hanno registrato un miglioramento, ma ben 9 obiettivi vanno
vanno giù, vanno in basso e sono peggiorati notevolmente. La povertà, la salute, l'educazione, l'uguaglianza di genere, la condizione economica e occupazionale, le disuguaglianze, le condizioni delle città e l'ecosistema terrestre e la cooperazione internazionale. Quindi davvero credo che non abbiamo esagerato quando abbiamo detto e scritto in questo nostro rapporto e detto ieri all'inaugurazione che questo è un anno cruciale, bisogna davvero cambiare strategia, cambiare anche tattica, unire le forze della società civile per spingere perché questo trend possa in qualche modo ribaltarsi. E questo credo sia un argomento significativo e importante per introdurre i nostri due prossimi interventi. E abbiamo intanto Sabina Siniscalchi, che è componente del Consiglio di Oxfam e Fair Trade Italia, già consigliere di Banca Etica, un personaggio di riferimento fondamentale per quanto riguarda le tematiche della povertà a livello mondiale e il commercio equo e solidale. E le daremo subito la parola, ma volevo annunciarvi anche sin da adesso che a seguire, senza interruzione, avremo poi un altro intervento in collegamento, anzi un video che ci è stato mandato dall'altro relatore, che è Maurizio Massari, che è rappresentante permanente dell'Italia presso l'ONU a New York, e quindi adesso diamo il via a questi due interventi che poi ci porteranno alla terza ed ultima sessione di questo nostro incontro. Prego, Sabina Siniscalchi. Grazie per questo invito, grazie per il lavoro prezioso che fate come ASVIS e che mi permetto di dire al quale contribuiamo anche noi come Opson, come Fairtrade, questa capacità di aver coagulato attorno all'agenda degli obiettivi tante realtà diverse, dal settore privato alle organizzazioni della società civile, dimostra una grande capacità. E come dicevi tu, Carla, il rapporto che è uscito ieri è un rapporto prezioso, una fonte di informazione indispensabile per il nostro lavoro. Detto questo, come già ricordava prima Chiara, la società civile ha un compito che è quello di sollevare le questioni, di accendere i riflettori sui problemi, ed è quello che in questo caso come Oxfam facciamo sul tema delle diseguaglianze. Molte persone sanno che pubblichiamo un rapporto annuale in occasione del summit di Davos, ma poi ne pubblichiamo durante l'anno altri settoriali per dimostrare come le diseguaglianze stanno crescendo in tutto il mondo, tra le nazioni, ma all'interno delle nazioni. Oggi questo tema, questo problema è riconosciuto da molti, cito uno per tutti, il presidente cinese Xi Jinping, che dice non possiamo andare avanti così, ci sono troppe diseguaglianze in Cina. Noi facciamo una comparazione per colpire l'attenzione dell'opinione pubblica. 2.153 multimiliardari hanno una ricchezza che pare a quella di 4,6 miliardi di persone. Quindi lo diciamo non per colpevolizzare i ricchi, ma per dimostrare come c'è uno squilibrio inaccettabile. La pandemia ha fatto crescere le diseguaglianze, purtroppo, non soltanto nella cura, nell'accesso alla cura. Abbiamo sentito il segretario generale Guterres all'apertura dell'Assemblea dell'ONU dire che è un'oscenità questa distribuzione iniqua dei vaccini. Ricordo che mentre in Europa, per fortuna, siamo all'80% dei cittadini vaccinati, in Africa meno del 7% della popolazione è stata vaccinata finora. Ma le diseguaglianze a causa della pandemia sono cresciute perché? Perché il lockdown, il blocco delle attività economiche ha comportato il maggior peso per i lavoratori, in particolare per i lavoratori fragili, e voglio ricordare che solo un lavoratore su cinque in questo anno e mezzo ha potuto godere di sostegni, di integrazione al reddito, come per fortuna è successo nel nostro paese. Quindi
La condizione di tanti lavoratori è peggiorata, la loro e quella delle loro famiglie. È peggiorata la condizione delle donne, ma ci sono realtà, soggetti che si sono arricchiti durante la pandemia. Ricordo che anche la FAO ha lanciato l'allarme sul fatto che stanno aumentando le persone che soffrono la fame, si parla di 100 milioni di persone in più, in particolare nei paesi colpiti oltre che dalla pandemia e dalla guerra. Però sono tutti dati preoccupanti. L'UNESCO e l'UNICEF ci dicono che nel campo dell'educazione sono soprattutto i bambini dei paesi poveri, quelli che più sono stati privati dell'istruzione, anche dell'istruzione primaria, hanno perso circa 4 mesi di scuola contro le 6 settimane del nostro mondo. Quindi quando noi ci preoccupiamo della pandemia, ed è giusto farlo, dimentichiamo che questa tragedia che ha colpito il nostro mondo si manifesta in maniera più drammatica laddove la gente è più povera e più fragile. Dicevo, ci sono stati anche coloro che si sono arricchiti. Si sono aggiunti ai 2.153 no, 9 nuovi multimiliardari, tra cui ci sono gli amministratori delegati di Moderna e BioNTech, due società che sappiamo producono i vaccini. 32 multinazionali, in particolare del settore farmaceutico, ma anche quelle che gestiscono le grandi piattaforme online, hanno realizzato in un anno 109 miliardi di extra profitti. L'88% però di questi extra profitti andrà agli azionisti. Questo è il problema, il fatto che la ricchezza prodotta non venga distribuita. Questo è il grande tema di oggi. Le diseguaglianze hanno come prima questa causa. Ci hanno insegnato durante la pandemia che bisogna lavarsi le mani per prevenire il contagio. Vorrei ricordare, visto che dobbiamo parlare oggi anche dell'obiettivo numero 6, che ancora oggi una persona su tre nel mondo non ha accesso all'acqua pulita. E quindi siamo in un mondo fortemente disuguale. Ma quali sono le cause? Il professor Trincapi, prima parlando della tutela degli oceani, delle risorse naturali, ha citato un termine che noi abbiamo utilizzato molto per definire la globalizzazione economica che ha caratterizzato il sistema economico mondiale negli ultimi 20-30 anni, deregulation, cioè questa globalizzazione si è mossa secondo direttrici che hanno tolto vincoli, hanno eliminato restrizioni alle attività economiche. I risultati sono che il lavoro umano ha perso valore, che i lavoratori si sono impoveriti, in particolare i lavoratori giovani. Oxfam ha pubblicato lo scorso anno un rapporto dal titolo Gioventù bloccata, dove dimostra che il 30% dei lavoratori giovani sotto i 30 anni guadagna meno di 1.000 euro, ma soprattutto chi vive in una famiglia povera ha un'enorme difficoltà a migliorare la sua condizione, anche se ha l'opportunità di studiare, di prendere un diploma o una laurea. Io appartengo a una generazione dove chi poteva studiare, anche figlio di operai o di casalinghe, poteva aspirare a migliorare la propria condizione, anche la propria condizione economica, e spesso quasi sempre ci riusciva. Oggi non è più così. Nel nostro rapporto si dice anche che a parità di titolo di studio e a parità di mansione, chi è figlio di una famiglia benestante, quindi dirigente, guadagna subito, ha un salario che è il 17% in più di un giovane che appartiene a una famiglia meno abbiente, pur svolgendo la stessa mansione. Non parliamo poi delle enormi diseguaglianze
di genere che si producono sia nel campo del lavoro che in qualsiasi situazione. Allora, come rispondere a questa situazione? Il professor Zamani diceva prima che siamo scarsi, siamo indietro nel facendo, nelle proposte concrete e risolutive. Io credo che non sia proprio così. Innanzitutto l'agenda 2030 è un enorme punto di riferimento, un compact a cui tutti dovremmo fare riferimento e che ci aiuterebbe, se perseguita, applicata da tutti i paesi, a migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali. Dobbiamo ridare valore al lavoro, a un lavoro che può essere pienamente investito in settori cruciali per la sostenibilità del pianeta. Qualche anno fa UNEP e ILO hanno pubblicato un interessantissimo rapporto sui green jobs, cioè sulle opportunità occupazionali che si creano nel settore della tutela dell'ambiente, della protezione del patrimonio naturale e così via. Quindi abbiamo delle opportunità. Poi c'è il tema dell'intervenire nella distribuzione delle risorse e della ricchezza che viene accumulata. Il tema del fisco, delle tasse. Questa globalizzazione ha visto applicare sistemi fiscali regressivi. Chi più guadagna meno paga, lo diceva Warren Buffett dicendo, no, il grande finanziere diceva: io pago meno tasse della mia segretaria. Ecco, questo non funziona, e oggi abbiamo il segretario di Stato americano, la Yellen, che dice: bisogna introdurre almeno una minimum tax sulle grandi corporation. Questa è intervenire sul sistema fiscale è uno dei metodi più efficaci per ridurre le diseguaglianze. Poi c'è la questione della parità di genere e la questione delle diseguaglianze generazionali. Bisogna intervenire, aggredire lì la differenza tra chi è più grande come me e chi è più giovane, che ha un lavoro più precario, meno tutelato, meno pagato e a volte anche meno soddisfacente, diciamo questo. L'ultimo punto che voglio sollevare riguarda l'obiettivo 17, cioè l'idea della partnership globale, che è un'idea meravigliosa, che se il mondo si muovesse secondo la collaborazione tra paesi, avremmo risolto gran parte dei problemi che colpiscono i cittadini di questo pianeta. Ecco, anche lì dobbiamo guardare quanto della cooperazione viene destinato a contenere, a contrastare le diseguaglianze. Ancora troppo poco. Ce lo dice il rapporto AidWatch, che è pubblicato, come molti sanno, dalla coalizione Concorda dell'ONG. Vengono utilizzati tre parametri per capire se si sta lottando contro la diseguaglianza. Uno è l'equità di genere, uno è l'aiuto agli least developing countries, ai paesi più poveri, e l'altro è il sostegno alle organizzazioni della società civile, perché sono le nostre organizzazioni che sono più vicine ai settori più svantaggiati delle società. Ecco, su questi tre in questi tre settori purtroppo l'aiuto sta diminuendo ed è ancora insufficiente. Quindi siamo ancora lontani, ma ce la possiamo fare, ma soprattutto sappiamo qual è la direzione. Non dobbiamo allontanarci da questa direzione, dobbiamo agire, e devono agire decisori politici sicuramente. Ma noi sappiamo di avere, parlo come cittadina che partecipa, che si mobilita nelle campagne che citava anche Chiara prima, di pressione verso le istituzioni ma anche verso le imprese. Ecco, come cittadina io so che il quadro è chiaro, sappiamo dove possiamo andare. Abbiamo fatto delle battaglie meravigliose, riconoscere l'acqua come un diritto umano, quindi garantirla a tutti, non sottoporla alle dinamiche del mercato,
Questa è stata una nostra battaglia, così come ne abbiamo fatte altre. Non prendo altro tempo, il nostro rapporto, parlo del rapporto di Oxfam sulle diseguaglianze, quello di Davos e gli altri sono a disposizione, e ringrazio ancora ASPIS che fa questo lavoro straordinario di coordinamento e di diffusione, mantenendo l'attenzione di tutti sull'agenda 2030. Grazie. Anzitutto un caloroso saluto agli organizzatori e ai partecipanti della quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. Dalla missione permanente d'Italia all'ONU a New York vorrei congratularmi con ASVIS e con i suoi aderenti per il loro attivismo e impegno. Quest'anno il Festival si svolge nell'arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. Focalizzarsi su 17 obiettivi è oggi non solo opportuno, ma direi vitale. Prima della pandemia li consideravamo un punto di arrivo, mentre ora li vediamo essere il punto di partenza e l'unico faro che può guidarci nel ricostruire meglio il nostro pianeta e le nostre comunità. Nei giorni scorsi il clima è stato al centro delle più importanti riunioni alle Nazioni Unite durante la settimana di alto livello della 76esima Assemblea Generale. Il mondo deve svegliarsi, siamo sull'orlo di un abisso. Questo è stato l'incipit del discorso del segretario generale dell'ONU, Guterres. Secondo gli scienziati, non è troppo tardi per mantenere vivo l'obiettivo di 1,5 gradi dell'accordo sul clima di Parigi, ma la finestra si sta chiudendo rapidamente. Il pianeta ha bisogno di un taglio del 45% nelle emissioni entro il 2030. Eppure l'ONU stima che senza impegni di riduzione più ambiziosi di quelli già annunciati, le emissioni saliranno del 16% entro il 2030. Ciò significherebbe che la temperatura globale si alzerebbe di almeno 2,7 gradi sopra i livelli preindustriali. Come segnalato da Guterres nella sua Common Agenda presentata poche settimane fa, entro il 2050 potrebbero esserci nel mare più rifiuti plastici che pesci. In tale contesto, la sostenibilità è emersa ancora una volta quale unica strategia efficace su cui poter tessere un dialogo costruttivo con qualsiasi partner. È un tema che ci tocca tutti da vicino, che ci riguarda tutti al di là delle differenze di vedute politiche o economiche. Da ciò l'esigenza di un approccio multilaterale forte. Qual è stato il ruolo dell'Italia all'Assemblea Generale quest'anno? Il nostro Paese è stato e continua ad essere in prima linea nell'impegno sul fronte climatico. Il potere di incidere e di fare la differenza ci è dato anche dalla presidenza italiana del G20 quest'anno e dal ruolo di partner del Regno Unito per la preparazione della COP26. In questi giorni l'evento Youth for Climate Driving Ambition ha portato a Milano 400 giovani da tutto il mondo, le cui proposte saranno presentate al pre-summit della COP26 previsto a Milano dal 30 settembre al 2 ottobre e alla COP26 di Glasgow in novembre. La settimana scorsa a New York l'Italia è stata protagonista di diverse iniziative e riunioni di alto livello convocate dai leader dell'ONU e dalle agenzie onusiane competenti per il clima, l'energia e lo sviluppo sostenibile. Vorrei qui ricordare tre momenti principali. Innanzitutto, l'impegno personale del Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale Luigi Di Maio, che ha guidato la delegazione italiana, ha incontrato il segretario generale Guterres e il presidente dell'Assemblea Generale Shahid e ha avuto numerosi incontri bilaterali che hanno toccato, oltre all'agenda geopolitica, anche i temi dello sviluppo sostenibile. In secondo luogo, la partecipazione del presidente del Consiglio Draghi al cosiddetto Climate Moment, una riunione a porte chiuse convocata dal segretario generale Guterres per un selezionato gruppo di leader dei paesi più impegnati nella lotta al cambiamento climatico. Nei suoi discorsi in Assemblea Generale e al Climate Moment, il presidente del Consiglio Draghi ha dichiarato che l'Italia è pronta ad annunciare nuovi impegni finanziari sul clima nelle prossime settimane e sul tema altrettanto importante dei vaccini ha annunciato che l'Italia donerà 45 milioni di dosi ai paesi più poveri.
Infine vorrei segnalare la partecipazione della Vice Ministra degli Esteri, Marina Sereni, al Private Sector Forum con l'obiettivo di ingaggiare il settore privato nel raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030. Abbiamo inoltre anche partecipato all'SDGs Moment, aperto dal Segretario Generale Guterres, dal Presidente dell'Assemblea Generale, e volto all'accelerazione nell'attuazione degli SDGs. Il Ministro Di Maio ha poi presieduto un importante evento ministeriale sul Women Empowerment, rivolto alle donne e ai bambini afghane e al loro accesso all'istruzione. Il Ministro per la Transizione Ecologica Cingolani ha partecipato a sua volta al dialogo di alto livello sull'energia e al High Level Event on Transformative Action for Nature and People, dove abbiamo presentato iniziative per arrestare la perdita di biodiversità entro il 2030. L'agenda italiana coincide in sostanza con le priorità di azione del segretario generale Guterres e del sistema delle Nazioni Unite per ricostruire meglio nel post-pandemia. Ed è un'agenda che coincide in larga parte anche con quella dell'Unione Europea, impegnata a ridurre, come sapete, del 55% le emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e di azzerare le emissioni nette entro il 2050. Per concludere, la promozione dello sviluppo sostenibile non può prescindere dall'impegno multilaterale e dalla cooperazione di tutti i principali attori globali, sia le economie ricche sia quelle emergenti. Le economie ricche, certo, tanto i governi quanto il settore privato dovranno rafforzare i loro impegni per quanto riguarda la finanza climatica. L'Italia a New York, come nel mondo, è pronta a fare la sua parte. Auguro un buon festival a tutti voi. Allora, grazie molte ovviamente sia a Sabina Siniscalchi che a Maurizio Massari che ci hanno illustrato le cose importanti sul tema che abbiamo avuto rispetto al secondo panel. Il terzo panel è, come dire, è un panel veramente che prova a cominciare a mettere insieme qualcosa per vedere come sia possibile fare in modo che siamo concreti in uno spazio operativo e sicuro. E qui abbiamo tanti elementi che per fortuna stanno già avvenendo a livello internazionale. Vi ricordo tra l'altro che le Nazioni Unite hanno dedicato questo prossimo decennio proprio all'ecosystem restoration, vale a dire al grande problema di ripristinare gli ecosistemi, perché purtroppo la situazione drammatica in cui ci troviamo ci dimostra che abbiamo il 75% delle terre emerse completamente trasformato dall'intervento umano e il 66% della superficie degli ecosistemi marini significativamente impattato dall'intervento umano. In più, ovviamente, c'è tutto l'altro aspetto che abbiamo trattato anche in particolare nella seconda sessione, di come fare in modo che questo spazio operativo e sicuro possa essere concretizzato, realizzato. Questa è la grande sfida della sostenibilità, sapere di muoversi tra quelli che sono il tetto e il pavimento, di come abbiamo già illustrato con la prima relazione. Quindi adesso in questa seconda, dove ovviamente non abbiamo nessuna pretesa di risolvere il problema, ma di dare solo alcune indicazioni che possono far riflettere coloro che ci stanno ascoltando, abbiamo due interventi. Il secondo ovviamente poi lo introdurrà la nostra Carla, il primo lo introduco io, l'amica Simonetta Fraschetti, che è una delle più straordinarie biologhe marine che abbiamo nel nostro paese di fama internazionale, presiede anche l'European Marine Biological Symposium ed è professoressa di ecologia alla Federico II Università di Napoli. Le passo con gran piacere la parola, ringraziandola di essere qui con noi. Sono io chiaramente che ringrazio voi, è una enorme opportunità per me e poi per la comunità scientifica che rappresento di presentare un po' di risultati relativamente a una serie di progetti che hanno come focus il restauro ambientale, il restauro in ambiente marino, che dovrebbe essere poi uno degli elementi che ci consente di raggiungere qualche target di sostenibilità. I relatori che mi hanno preceduto hanno messo tutta una serie di elementi importantissimi per affrontare a questo punto il tema dei temi, che è: abbiamo gli strumenti per
avanzare delle soluzioni, per proporre delle soluzioni e quindi condivido il mio schermo sperando che funzioni tutto. Rassicuratemi su questo e vi porto e facciamo Simonetta, questo zoom in ambiente marino. E partiamo dal contesto, che in effetti non è come particolarmente facciamo? rassicurante, perché se leggete queste percentuali, insomma, come diceva Gianfranco prima, insomma, l'ambiente marino è stato largamente modificato negli ultimi anni. E il Mediterraneo, che è sicuramente ancora uno spot di biodiversità, però al tempo stesso ha un po' il primato tra i mari europei da un punto di vista delle percentuali di habitat degradati. Vedete, il 32% degli habitat in Mediterraneo risulta essere in quello che noi definiamo il cattivo stato ambientale. Cosa vuol dire cattivo stato ambientale? Cosa vuol dire degradato? Vedete questa slide, questa fotografia sullo sfondo, in cui l'unico punto di colore rappresentato dalle pinne di questa turista che vorrebbe fare un'immersione in un bel contesto e non può contare più che un centinaio di specie. In realtà quel sito dovrebbe essere caratterizzato da quello che voi vedete in alto a destra, no? 1500 specie. Ecco, degradato vuol dire perdita di biodiversità, perdita di specie, quindi non è soltanto perdita di bellezza, è perdita di struttura, è perdita di funzionamento degli ecosistemi, è perdita di beni e servizi che sono poi di fondamentale importanza per l'uomo. Un po' di questi dati li trovate in questi report dell'Unione Europea che sono stati recentemente pubblicati e che ci dicono anche un'altra cosa, perché sostenibilità è, come abbiamo detto stamattina, tante cose, ma sostenibilità passa attraverso un processo di conoscenza. E purtroppo, se voi guardate questa tabella che proviene da uno degli ultimi report pubblicato dall'Unione Europea, vedrete che è tutto, vedete questi colori, come diceva prima Fabio Trincardi, concentriamoci sui colori giallo e rosso, che ci dice che in realtà noi abbiamo una pessima qualità, disponibilità di informazione e qualità dell'informazione, per cui ci viene anche da dire che queste percentuali che stiamo fornendo forse non sono neanche così realistiche. E uno di questi report ci dice che lo stato di circa l'80% delle specie degli habitat che sono stati identificati come prioritari in termini di conservazione è sconosciuto. Quindi sembra quasi difficile, no? Poter affrontare un concetto come questo. Mettiamo come prioritari habitat e specie di cui non conosciamo bene la distribuzione e lo stato nella maggior parte delle aree europee ed extraeuropee. E mi piace, visto che ne parlava una delle relatrici precedenti, si parlava proprio di questi target che sistematicamente non vengono raggiunti. In Europa avremmo dovuto raggiungere il buono stato ambientale nell'ambito della Marine Strategy Framework Directive nel 2020. Non l'abbiamo raggiunto, abbiamo spostato il target al 2030. Sostenibilità significa appunto target che vengano effettivamente raggiunti. Adesso il tema è quello di portare al 30% la conservazione dei nostri mari con un 10% a protezione integrale. Andiamo a guardare un attimo i risultati di questo lavoro che è stato pubblicato da un collega francese l'anno scorso. Allora, li vedete, no? Tutti questi puntini, pallini con un gradiente di rosa, viola. Ci dicono che il 6,01% del Mediterraneo è soggetto a qualche forma di tutela, ma in realtà, se poi noi ci spostiamo sul pannello di destra, soltanto lo 0,06 effettivamente vanta una protezione efficace, integrale, con una effettiva gestione dell'area. È molto poco, quindi possiamo dire che in effetti c'è tanto da fare. Per cui, se la conservazione non è sufficiente, se la mitigazione non è sufficiente, è
È possibile invertire questa rotta che ci sta portando da questi habitat, diciamo da destra a sinistra, no? Quindi da habitat ad elevata biodiversità ad habitat a bassa biodiversità, che come vi dicevo prima sono poi effettivamente un problema da un punto di vista di beni e servizi ecosistemici. Beh, quando appunto la conservazione non è sufficiente, quando i processi naturali, né appunto i cambiamenti nella gestione delle risorse possano recuperare un sistema degradato, chiaramente in tempi che siano ragionevoli, beh, noi pensiamo che il restauro possa essere una soluzione. Diciamo, si parla di ecological restoration, soprattutto in un contesto di ambiente terrestre da un ventennio. Vediamo un attimo la definizione perché è importante da un punto di vista terminologico. Il restauro ecologico è un processo che assiste al recupero di un ecosistema degradato, danneggiato, distrutto. È un intervento attivo. È un intervento attivo su cui, come vi dicevo prima, diciamo, siamo molto preparati in un contesto di ambiente terrestre, a mare, noi diciamo sempre che siamo ancora all'infanzia, perché in effetti operare in ambiente marino, come potete immaginare, è molto complesso. È vero però che di restauro si parla in tantissime iniziative, legislazioni europee, globali. Ad esempio, la legislazione europea c'è diciamo un framework di legislazione ambientale che è assolutamente molto avanzato e che mette sempre il restauro al centro. Agenda 2030, target 14, proteggere e restaurare. Siamo nella decade dell'ecosystem restoration. La Marine Strategy Framework Directive fa riferimento esplicito al restauro, quindi lega la necessità di mantenere la biodiversità al restauro nel caso in cui effettivamente ci siano segni di degrado. La direttiva della Maritime Spatial Planning fa riferimento al restauro e una delle ultime mission proposte a livello europeo è proprio Mission Starfish 2030. Restauriamo i nostri oceani. Quindi di restauro si parla tantissimo, si parla tantissimo e se ne parla in maniera crescente in ambiente marino, nella speranza che il restauro, come vi dicevo prima, possa in qualche modo creare sinergie importanti in un contesto di conservazione quando. E questo lo voglio sottolineare ancora una volta, quando chiaramente le pressioni che hanno determinato il degrado possano essere state mitigate. Qua ho preso alcune immagini, tanto per dirvi gli sforzi che si stanno conducendo alle varie latitudini, ma mi piace anche citare il fatto che di marine restoration si parla da 3.000 anni. Nelle British Columbia hanno trovato un tentativo di gardening per i molluschi, quindi, e ce ne sono altri anche in Olanda. Quindi diciamo che la marine restoration ha in realtà spero, un grande futuro, ma anche un ricco passato. Un po' di tecnicismi, perché questi comunque sono sempre necessari per inquadrare bene il problema. Di marine restoration si parla a scala di pianeta. Voi potete vedere qua che esempi, li vedete questi pallini neri con grosse concentrazioni che poi vedete ancora meglio nella seconda figura. Ci sono dei veri e propri hotspot di iniziative di restauro, focalizzate tra l'altro anche su habitat diversi perché in America, ad esempio, sia sul Pacifico che sull'Atlantico sono tantissimi gli esempi di successo anche che riguardano le zone umide. In Europa tantissima attività sulle fanerogame, i coralli nella zona dell'Indo-Pacifico. Un tema è quello della scala, perché la maggior parte di questi che possiamo chiamare ancora esperimenti, effettivamente è a piccola scala spaziale, quindi molto più piccola di quelle che poi sono le scale alle quali operano i disturbi antropici e a breve durata. Un altro tema è quello che la maggior parte degli interventi di restauro fondamentalmente sono
focalizzati su un numero limitato di specie, quelle che sono fondamentalmente manipolabili, che non necessariamente sono quelle che poi effettivamente richiede il restauro. Per cui c'è tanto lavoro da fare, ma tanti successi. Ecco, posso dire, prima è uscito un hashtag che diceva stiamo agendo con forza e diciamo, un grosso passo in avanti è sicuramente stato fornito da questo grande progetto finanziato dall'Unione Europea, MERCES, Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas, a leadership italiana, e che ha avuto una grande, diciamo, la grande sfida è un po' quella, è stata quella di cui si parlava prima, cioè mettere assieme la ricerca, l'industria e la società civile. E direi che in effetti è stato fatto tantissimo in questo progetto, veramente tantissimo. Mi piace citare i 20 protocolli, che sono un po' le ricette, no, del restauro, che permettono di fare in modo che le attività di restauro diventino in qualche modo più ripetibili e con risultati meno incerti. Ma la visione di questo progetto è stata proprio quella di partire dall'ecologia di base. Quindi identifichiamo i processi chiave che possono supportare interventi di successo, definire protocolli, che sono quei protocolli di cui parlavo prima, che supportano poi quell'upscaling che è fondamentale, no? Se vogliamo raggiungere la scala degli impatti. Tutto questo senza dimenticare che sarebbe folle pensare di restaurare oggi senza tenere conto del fatto che siamo in un changing ocean e che quindi dobbiamo restaurare oggi, ma pensando al domani, quindi combinando esperimenti di laboratorio e di campo e espandendo, come potete vedere sulla vostra destra, il numero di specie su cui gli interventi sono stati condotti. Tanti esperimenti, tanto lavoro che adesso sta proseguendo in nuovi progetti. Chiaramente non possiamo dire di essere stati gli unici, sono tante le storie di successo. Mi piace citare, anche per farvi vedere, che in effetti questo tema dell'upscaling è molto sentito ed è stato raggiunto. I 300 ettari di zone umide del Mare del Nord, banchi di ostriche, i bright spot di questo bellissimo lavoro che è stato pubblicato recentemente, che fa vedere come in una serie di habitat l'upscaling è assolutamente possibile. E mi piace citare questo lavoro che è stato pubblicato recentemente da McAfee et al. Su Trends in Ecology and Evolution, che vi fa vedere questo albero che parte dai successi a piccola scala, questi successi a piccola scala che abbiamo ottenuto noi, in Merges, ma che nutrono un albero che in realtà tiene conto di tanti aspetti, tra i quali quelli sociali, che nutrono quindi una restoration di successo a larga scala. E questi colleghi dicono, in questa frase che ho voluto mettere nella slide, comprendere il comportamento umano è ora più importante che comprendere i processi ecologici, diciamo discutibilmente in qualche modo, concetto da discutere, ma che segue quello che dicevamo stamattina, no? Quindi la necessità anche in questo contesto di portare non soltanto, diciamo, al centro la ricerca scientifica, ma la società civile, anche per far comprendere l'importanza e il valore di un capitale naturale che, se restaurato, beh, come potremo vedere, effettivamente costa un'enorme quantità di denaro e tante opportunità di finanziamento. Ora l'Ecological Restoration, la Marine Restoration, non è soltanto al centro di numerose direttive, ma è al centro di numerose call e progetti europei che chiedono inevitabilmente interventi a larga scala, ma
ma che inseriscono anche un nuovo concetto, che è quello di identificare i target e i criteri di restauro. Quindi, dove allochiamo eventualmente questo nuovo 10% di specie da restaurare, o arriviamo al 30%, e su quali specie ci vogliamo focalizzare? Quindi, come potete immaginare, tanto lavoro da fare, tanto lavoro da fare con il coinvolgimento dell'industria. Con Mercis, l'attenzione dell'industria è stata molto catalizzata con un coinvolgimento diretto, la produzione di questo, vedete in alto a destra, queste newsletter che documentavano l'attenzione di piccole e medie imprese alle attività di restauro. Qui vedete qualche esempio con queste belle azioni di industrial 3D printing con soluzioni tecnologiche innovative per assistere al recupero di determinati habitat, ma tutta anche la parte di monitoraggio che diventa fondamentale, no? Il monitoraggio a lungo termine richiede elevate tecnologie. Noi abbiamo cominciato ad interagire tantissimo con Eni, con Shell, che abbiamo coinvolto nei nostri progetti. Tutto questo anche per creare nuove opportunità di lavoro, che è quello che ci crede anche, che ci chiede la visione della Blue Grow. E Mercis ha fatto una cosa meravigliosa anche in questo contesto, perché abbiamo organizzato il primo training course proprio nella Marine Restoration. Vedete, c'è una fotografia in basso con delle frecce rosse. Mi piace farli vedere perché sono tutti ragazzi che adesso, o con lavori stabili o con borse di studio e dottorati, stanno lavorando in un contesto di marine restoration. Ecco, io stamattina, mentre i colleghi parlavano, ho modificato la mia slide perché chiaramente un punto chiave nella marine restoration è il discorso dei costi. Stamattina tante volte si è detto chi paga? Paghiamo noi, perché poi i progetti europei derivano anche dalle nostre tasse, no? E restaurare effettivamente è un'attività costosa. D'altra parte, quello che io dico sempre è che se non vogliamo investire da un punto di vista economico su questa attività, beh, investiamo di più in un contesto di conservazione e di mitigazione degli impatti, cosa che insomma sta avvenendo con una certa riluttanza. E allora vi faccio vedere, vi do qualche numero perché ai ricercatori piacciono i numeri. Ecco, la prima slide vi faceva vedere questo substrato desolato. Noi li chiamiamo barren, sono substrati desertificati. Adesso ci sono varie ragioni, non è questo il momento per raccontarle, ma per andare, diciamo, da A a B. Ma i costi sono davvero elevati, andiamo da 450.000 euro per ettaro, se le facilities sono vicine al posto degradato, se ci sono competenze specifiche, salgono a 1 milione di euro per ettaro, se effettivamente le infrastrutture sono meno presenti e se poi ci sono tutta una serie di problematiche che possono rendere più difficile questo processo, si può arrivare a 7 milioni di euro. Ma parliamo di 75 milioni di euro per restaurare un ettaro di fondale, quei fondali di cui prima parlava Fabio Trincardi nel Deep Sea, che nessuno vede, ma che sono ormai largamente impattati da una varietà di attività, non soltanto la pesca a strascico, quindi costi elevatissimi. Vogliamo dimenticare la pesca del dattero di mare, la pesca di frodo, la pesca illegale, io ne parlo sempre perché purtroppo c'è una recrudescenza. Ecco, un piatto di datteri, beh, l'equivalente più o meno corrisponde a 1 metro quadro di substrato duro desertificato. Potete vedere in basso e a destra gli effetti di questa attività. Costa dai 1.000 ai 3.000 euro recuperarlo. E se noi pensiamo all'estensione, ad esempio, della costa campana, che è stata oggetto di questa attività così distruttiva, beh, dobbiamo mettere in moto dai 13 ai 19 milioni di euro per recuperare il nostro, perché è nostro, capitale naturale. E qua concludo. È chiaro, io credo moltissimo nel restauro, è una possibile soluzione, ma è sempre preferibile proteggere habitat intatti, come ho
ho voluto scrivere qua, che restaurare habitat degradati, se non altro appunto per questa enorme quantità di denaro che è necessario investire in questa direzione. Come potete vedere, sono stati tantissimi progetti e sono ancora tanti, ce ne saranno altri di progetti in questa direzione, ma i progetti non salveranno la nostra biodiversità, tenuto conto di questi cambiamenti globali, non soltanto locali, che si stanno verificando. Noi abbiamo bisogno di un cambiamento di visione, quello di cui stiamo parlando in questo momento, e di un nuovo modello di gestione che possiamo definire olistico, complessivo dell'ambiente. Qui non ho voluto scrivere ambiente marino perché non esiste gestione dell'ambiente marino se non esiste poi una gestione integrata tra ambiente marino e ambiente terrestre. E concludo con questa fotografia, tweet di Terry Hughes, che potete leggere anche voi, una colonia di corallo spettacolare, vecchia centinaia di anni. Noi dobbiamo proteggere queste bellezze perché nessuno sarà in grado di restaurarle. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie, grazie tantissime Simonetta Fraschetti, perché ha aggiunto dati fondamentali al discorso che stiamo portando avanti con questo nostro evento. E a questo punto vorremmo, a proposito di dati, farvi vedere delle infografiche con alcuni dei trend più interessanti che abbiamo inserito nel nostro rapporto di quest'anno. Qui, come vedete, abbiamo proprio il Goal 6, acqua pulita e servizi igienico-sanitari, con tutta una serie di dati sulle famiglie che lamentano irregolarità nell'erogazione, dispersione di reti idriche, famiglie che non si fidano di bere acqua del rubinetto. In basso potete vedere che per i goal abbiamo anche segnalato alcune proposte, il che mi dà l'opportunità di ricordare a chi ci ascolta che il rapporto, oltre a fotografare la situazione, contiene un ampio capitolo su delle proposte, sia di carattere trasversale e generale, sia di carattere settoriale. E qui appunto vedete in basso tre proposte che riguardano esattamente il goal 6, l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. Questa è la slide che riporta i dati del rapporto sul Goal 14, vita sott'acqua. Rimaniamo sui temi dell'acqua, sui temi del mare, visto che sono stati oggetto di questo ultimo intervento, dove vedete il sovrasfruttamento degli stock ittici, ne parlava la nostra ultima relatrice in maniera molto diffusa, le aree marine protette sul totale della lunghezza delle coste italiane. L'obiettivo 30%, in realtà col dato 2019 siamo arrivati solo all'1,7%, e il dato dell'indicatore sintetico di questo goal, che come dicevo poco fa, è uno degli indicatori che mostra un peggioramento, anche se non particolarmente accentuato come peggioramenti che hanno caratterizzato altri dei goal quest'anno, nei dati raccolti per quest'anno. Le proposte che vedete sotto, relative appunto alla vita sott'acqua, sono prevenire l'inquinamento marino con un approccio sistemico delle politiche da ogni fonte, agricola, industriale e civile, proteggere e rigenerare con soluzioni basate sulla natura almeno il 30% degli ecosistemi costieri, i fondali e gli habitat marini, e favorire la piccola pesca sostenibile con il coinvolgimento di pescatori, enti di ricerca e informazione ai consumatori. Il Goal 15, vita sulla terra. I dati che abbiamo selezionato per mostrarveli rispetto a questo goal riguardano la frammentazione del territorio ai danni della continuità di ecosistemi, 44,4% sul totale della superficie nel 2020, con un aumento negli ultimi 10 anni del 2,1%, quindi troppo lento a nostro avviso.
Le aree protette terrestri, vedete l'obiettivo al 30% e al 2019 possiamo registrare solo il 10,5%, quindi anche qui lentezza e ritardi, e la copertura del suolo, ovvero il suolo a copertura artificiale, nel 2020 il 7,1% sul totale della superficie. Anche l'indicatore sintetico che vedete nel grafico di destra mostra un andamento non soddisfacente. Le proposte: porre obiettivi ambientali come principio guida e scopo degli obiettivi economici nel quadro del Green Deal europeo, elaborare strategie per la biodiversità e per il ripristino di almeno il 30% degli ecosistemi degradati entro il 2030 e adottare normative di sistema per la protezione del suolo e per arrestarne il consumo. L'altro goal che ha a che fare con il tema di questo nostro evento di oggi è il goal 17, Partnership per gli obiettivi. Un goal molto importante che tra l'altro verrà toccato anche nell'ultimo intervento che è previsto per questa sessione. E vedete che qui abbiamo ri voluto riportare gli investimenti in miliardi di dollari al centro della grafica, di cui il 50% spesi per gestione migranti e richiedenti asilo in Italia, 6% per educazione, 5% per salute nei paesi in via di sviluppo. Ma la quota di aiuto pubblico allo sviluppo, come più volte è stato ribadito e come credo ci dirà molto bene Giulio Marcon appena interverrà, è davvero troppo bassa. Noi abbiamo un obiettivo internazionale e anche un obiettivo nazionale che stentano ad essere raggiunti, soprattutto nel nostro paese siamo decisamente in netto ritardo rispetto agli obiettivi prefissati. E infatti la prima delle proposte a questo proposito è proprio quella di raggiungere lo 0,7% del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo entro il 2025. Un'altra proposta riguarda l'utilizzo di strumenti di verifica di coerenza con l'Agenda 2030 nella pianificazione e nel monitoraggio delle azioni di cooperazione. E una terza, sostenere l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la condivisione dei diritti di proprietà intellettuale per vaccini contro il Covid nei paesi in via di sviluppo. A questo proposito il tema è già stato toccato, ma vorrei ricordare che si stima che saranno necessari almeno 11 miliardi di dosi per contrastare la pandemia da Covid-19. Rispetto alla quale i dati attuali, mentre ci danno valori molto soddisfacenti per quanto riguarda l'Europa, che ha raggiunto più del 75% nella media della copertura vaccinale completa dei propri abitanti, nei paesi in via di sviluppo, in particolare nelle aree più povere, quei last 20, come qualcuno li ha voluti chiamare, abbiamo dei livelli bassissimi, in qualche caso vicini allo zero o all'1%, e poi sappiamo che i dati che vengono forniti a questi paesi in genere sono tutti sottostimati per carenze di capacità statistiche. Questa mi sembra che è l'ultima infografica. Abbiamo voluto con questo dare ai nostri ascoltatori, quelli che ci seguono soprattutto a distanza, un'idea di cosa significhino da un punto di vista statistico delle proposte, i goal che stanno alla base dell'evento di oggi e i cui responsabili e partecipanti hanno voluto dare vita a questa discussione. Che sta per concludersi, sta per concludersi con l'ultimo intervento del terzo panel, che è a cura di Giulio Marcon, che è il portavoce della campagna Sbilanciamoci. Torniamo quindi in qualche modo da dove siamo partiti. Siamo partiti da Zamagni con le problematiche di carattere economico applicate all'ecologia globale. Finiamo con un intervento che andrà di nuovo su questioni economiche molto importanti, perché Sbilanciamoci, per chi non lo sapesse, è una importante campagna sostenuta da un altrettanto significativo raggruppamento di 49 organizzazioni che si occupa del valore etico e globale della spesa pubblica e dell'economia pubblica. Quindi adesso ascolteremo, grazie ad un video che è stato registrato, l'intervento di Giulio Marcon. Garantire uno spazio operativo sicuro per l'umanità significa mettere in campo delle politiche, mettere in campo di nuovi comportamenti e stili di vita, significa ridurre le diseguaglianze, significa cambiare
nostro modo di pensare. E naturalmente l'esempio deve venire dall'alto e dal basso. Dall'alto le istituzioni devono fare di tutto per varare provvedimenti, misure politiche che siano in grado di salvaguardare il pianeta attraverso un sostegno diretto a tutte quelle iniziative che vanno in questa direzione, ma mettendo in campo anche interventi diretti. Servono delle politiche industriali, servono delle politiche fiscali, servono delle politiche sociali che vanno nella direzione della transizione ecologica, nella garanzia appunto di uno spazio sicuro per tutti. Servono delle scelte coraggiose, bisogna avere il coraggio di invertire la tendenza. E questo è un obiettivo fondamentale. Quello che è mancato in questi anni è proprio questo: politiche pubbliche, politiche industriali, politiche fiscali adeguate a sostenere la lotta ai cambiamenti climatici, a varare un modello di sviluppo nuovo, sostenibile, di qualità, fondato sui diritti sociali ed ambientali, a mettere in campo politiche sociali volte a ridurre le diseguaglianze, perché il tema delle diseguaglianze non è solamente un tema che riguarda il reddito, riguarda le condizioni di genere, riguarda l'accesso, le opportunità al sistema educativo, ma riguarda anche l'impatto che i disastri ambientali e i drammi derivanti dal peggioramento, dal deterioramento della situazione del clima provocano sulla popolazione, sulle popolazioni. Noi abbiamo milioni di persone, i cosiddetti profughi ambientali, profughi climatici, che scappano da zone dove ormai non si può più vivere, la desertificazione, l'esposizione a eventi climatici drammatici, la mancanza di cibo. Ecco, tutto questo ci deve portare anche a livello internazionale, non solo a livello nazionale, a politiche di riequilibrio. Politiche di riequilibrio cambiando le priorità. Allora bisogna spendere di meno per le armi, spendere di meno per gli armamenti e investire di più per la cooperazione allo sviluppo, per la cooperazione in ambito ambientale, per politiche capaci di affrontare il tema della rigenerazione ambientale in molti territori, molte aree che ormai sono disabitate o rischiano di diventarlo. Ecco, queste sono alcune priorità che andrebbero messe in agenda. Poi ci sono anche delle cose molto specifiche dentro questo quadro che andrebbero fatte. Non si capisce perché il nostro paese continui a spendere circa 20 miliardi di euro l'anno per dei sussidi ambientalmente dannosi, e da quando è noto questo problema, da quando cioè esiste un catalogo che viene elaborato dal Ministero dell'Ambiente, ormai da 6 anni, non si è fatto praticamente nulla, non si è intervenuto per cercare di eliminare questi sussidi dannosi, che non solo sono un costo perché tiriamo fuori soldi per aiutare consumi, produzioni che sono ambientalmente nocive, ma poi spendiamo soldi per riparare ai danni di quelle produzioni e di quei consumi nocivi. Ebbene, in 6 anni non si è trovata una soluzione, non si è avviato nemmeno un percorso graduale. Quindi sono scelte anche molto specifiche che andrebbero promosse, andrebbero portate avanti e che invece rimangono solo, diciamo, sull'agenda. L'agenda non si trasforma in concretezza. Ecco, uno spazio operativo sicuro per le popolazioni, ma anche quelle del nostro paese, significa mettere mano a politiche di riassetto territoriale, di lotta al dissesto idrogeologico, di investimento sul territorio. Ormai è una litania, diciamo, di questi ultimi decenni. Spendiamo tantissimi soldi per far fronte alle conseguenze delle catastrofi ambientali anche nel nostro paese, causate anche dall'assenza di politiche di prevenzione e di tutela del territorio. Sarebbe meglio, spendendo anche meno soldi, avviare un grande piano di riassetto del territorio, di sistemazione ambientale del nostro territorio. Naturalmente
dei soldi sono stati stanziati nel corso degli anni, ci sono degli impegni nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma ecco, bisogna passare dalle parole ai fatti, bisogna passare alle iniziative concrete, bisogna realizzarle in tempi rapidi, bisogna fare in modo, diciamo, che questo disegno di un piano nazionale, diciamo, per curare il nostro territorio sia realizzato appunto in tempi brevissimi. Noi abbiamo bisogno di cura. Questa è una crisi che, come posso dire, ci sbatte in faccia questo concetto, il concetto di cura. Non solo perché è la cura negli ospedali, è la cura delle persone malate, è la cura delle persone che rischiano di ammalarsi, ma abbiamo anche bisogno di cura del nostro territorio. Abbiamo bisogno di un monitoraggio costante delle iniziative che vengono prese per la cura del nostro territorio e servono politiche coerenti, come ricordavo prima. Ecco, questa è una sfida importante, una sfida che noi crediamo come campagna Sbilanciamoci che debba essere messa al centro dell'agenda politica. Pensiamo che sia un limite il fatto che nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza l'espressione politica industriale non sia mai citata. Non siamo amanti, posso dire, di formule o di espressioni, ma quello che è stato fatto in questi anni è all'origine anche dei problemi che stiamo avendo. Abbiamo delegato la politica industriale alle imprese, abbiamo dato alle imprese sgravi fiscali, abbiamo consentito la riduzione dell'IRES dal 38% al 24% nel giro di 20 anni, abbiamo dato sgravi per le assunzioni, cioè le imprese da questo punto di vista non si possono lamentare, hanno avuto veramente tanto dai nostri governi, ma quello che manca è una regia, quello che manca è una politica industriale per il modello di sviluppo, quello che manca sono le politiche pubbliche per orientare le scelte che il paese fa. Noi possiamo, così come abbiamo fatto in questi anni, dare degli incentivi fiscali importantissimi, tra i più importanti d'Europa, per l'ecoefficienza delle nostre abitazioni, per cambiare le finestre, per mettere i pannelli solari e fotovoltaico. Però se poi questi pannelli li importiamo dalla Cina, li importiamo dall'Olanda o li importiamo dalla Germania, c'è qualcosa che non va. Allora una politica, diciamo, pubblica dovrebbe nello stesso tempo sostenere i consumi, ad esempio di pannelli solari, del fotovoltaico, e sostenere la produzione di questi pannelli. Quindi fare politiche industriali che vadano in questa direzione. Noi siamo in grandissimo ritardo sull'auto elettrica, la Fiat, la chiamo ancora così, solo da poco si è svegliata e fa le auto elettriche, la 500. Ma mentre noi dormivamo, la Volkswagen industrie automobilistiche di altri paesi producevano le auto elettriche e arriveranno prima di noi alla scadenza che potrà essere il 2035 o il 2045, quando verranno messi fuori uso, fuori mercato le auto tradizionali con i motori a combustibile fossile. Ecco, questo è, diciamo, il tema della coerenza delle politiche. La coerenza delle politiche fiscali, con la coerenza con le politiche industriali, con le politiche sociali. Ecco, uno spazio operativo sicuro per tutti noi significa mettere in campo strumenti che vadano in questa direzione. Perché solo facendo così si può costruire un modello di sviluppo sostenibile, desiderabile. Come ricordava Alex Langer, la conversione ecologica per vincere deve essere desiderata, non può essere imposta dall'alto. E per essere desiderata dobbiamo costruire le condizioni affinché le scelte, anche degli stili di vita, dei comportamenti, siano scelte che spontaneamente i cittadini fanno perché sono le scelte migliori, che li fanno vivere meglio, che ne fanno vivere in condizioni di benessere. Ecco le sfide che abbiamo per il futuro, le sfide che abbiamo noi come cittadini, come esponenti di associazioni, ma anche le sfide che hanno le istituzioni, che hanno i governi e che hanno il nostro governo. E naturalmente su queste sfide, su queste proposte, la società civile ha il dovere non solo di monitorare, ma di incalzare le istituzioni affinché facciano il loro dovere. Ecco,
Allora, siamo praticamente alle conclusioni. Ovviamente ringraziamo l'amico Giulio Marcon, coordinatore di Sbilanciamoci, per il suo intervento. È inutile che vi dica che nelle brevi battute che vi farò di conclusione riprendo subito il concetto di cura, no? Che è questo grande concetto che non a caso io ho anche aperto facendovi un po' la provocazione sul Caring for Sustainability. Ma vi ricordo che proprio nel 1991, quindi un anno prima della grande conferenza summit delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro, il famoso Earth Summit, l'IUCN, l'UNEP e il WWF pubblicarono un straordinario rapporto che si chiamava Caring for the Earth, prendersi cura della terra. Cioè, perché vi cito, come abbiamo fatto anche durante la chiacchierata che ci ha trattenuto in questa mattinata, che spero sia stata stimolante e interessante per tutti voi. Citiamo anche delle tappe fondamentali, perché queste tappe fondamentali ci sono state e hanno costruito cultura e hanno fatto in modo anche di allertare il mondo politico ed economico che bisognava fare in fretta, che bisognava fare in fretta con tutti i ragionamenti che oggi abbiamo in qualche maniera cercato di ampliare e di migliorare rispetto a quella che è la conoscenza che attualmente abbiamo. E per questo motivo abbiamo voluto dedicare il seminario proprio al Safe Operating Space, perché sappiamo benissimo che realizzare concretamente la sostenibilità passa attraverso questo sistema dove bisogna mantenere in maniera molto attenta, con grande competenza, con grande conoscenza, il discorso del mantenimento tra la dignità degli esseri umani che vivono su questo pianeta, compresi quelli che verranno, e come sapete le stime di crescita della popolazione sono abbastanza significative, al di là dei grandi dibattiti che ci possono essere dietro, però vi faccio una battuta solo per capirci: quando sono nato io nel 1953, la popolazione umana non aveva raggiunto il terzo miliardesimo, è stato raggiunto nel 60. Io oggi, praticamente nella mia vita, ho visto raddoppiare, più che raddoppiare, il numero degli esseri umani sulla Terra. Quindi immaginatevi che cosa significa questo per quello che riguarda il modo con cui noi ci relazioniamo col mondo naturale che ci ha dato la vita e senza il quale, come spero si sia capito anche dalle chiacchierate odierne, non possiamo vivere, perché io credo che questo sia la cosa fondamentale che tutti noi dobbiamo capire. Senza natura sana, vitale, noi non abbiamo possibilità né di bere, né di respirare né di mangiare. Quindi oggi dobbiamo muoverci concretamente per dare contenuti a questo spazio operativo e sicuro che spero oggi in qualche maniera un po' tutti abbiano più chiaro nella propria mente. E aggiungo che dal punto di vista della scienza che sta continuamente interloquendo col mondo politico, ed economico, esiste addirittura una commissione che si chiama Earth Commission, fatta dall'International Science Council, quindi dalla più grande organizzazione scientifica planetaria che ha messo insieme scienze umane e scienze naturali, per fare in modo che questi target che declinino i planetary boundaries siano sempre più raffinati, documentati, certificati e che diano poi le indicazioni a tutto il mondo politico-economico, quindi alle imprese, ai cittadini, alla politica tutta, di come rimanere entro questi limiti biofisici da una parte e sociali dall'altra. Quindi credo che questa sia la vera grande sfida, perché non abbiamo più molto tempo, ce lo siamo detti con Carla durante la chiacchierata in cui vi abbiamo illustrato con l'aiuto di questi straordinari esperti che oggi ci hanno dato una mano, voci della società civile, voci del mondo scientifico, e credo che questo sia anche il grande spirito dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, lo spirito di mettersi insieme, lavorare tutti insieme per cercare delle soluzioni, ma ovviamente fare questo avendo, come dire, la possibilità di poter tradurre e di poter divulgare quella che è la migliore conoscenza scientifica che oggi abbiamo su questi temi. Perché la sostenibilità, come ci ricordava anche Simonetta Fraschetti, è conoscenza, quindi per questo motivo l'ASVIS tiene molto anche al lavoro di carattere formativo ed educativo. E io credo che uno dei grandi temi a cui tutti dobbiamo avere grande attenzione è anche quel discorso, diciamo, di una sorta di lifelong learning, cioè un apprendimento lungo l'arco di tutta la vita che consenta a tutti noi di capire meglio come affrontare le sfide straordinarie che la sostenibilità pone sotto i nostri occhi. Passo subito la parola a Carla per
per le altre conclusioni e ringrazio veramente tutte e tutti di cuore per averci seguito e ovviamente tutti i nostri, le nostre relatrici e relatori che ci hanno dato una mano a far a documentare questo concetto dello spazio operativo e sicuro. Grazie Gianfranco. Più che conclusione, qualche notazione, qualche sottolineatura, perché l'evento è stato così ricco da non poterne trarre delle conclusioni in pochissimo tempo. Spero davvero che chi ci ha ascoltato abbia capito l'importanza della politica, dell'economia e della cultura per il discorso che stiamo portando avanti. Lo hanno detto un po' tutti, lo hanno detto soprattutto i relatori che hanno parlato dal punto di vista delle scienze sociali e delle scienze economiche. Se non saremo capaci di trasformare la nostra mentalità e di modificare il nostro modello di sviluppo, non riusciremo sicuramente a ottenere i risultati che ci siamo prefissati. ASVIS ha cercato di dare un nome a questo, l'ha chiamata la resilienza trasformativa, perché si è parlato molto di resilienza rispetto soprattutto agli ultimi 2 anni di pandemia, ma non basta tenere duro, resistere, bisogna trasformare, bisogna cambiare appunto il modo di fare politica, il modo di impostare i nostri bilanci economici nazionali e internazionali, il nostro modo di vedere le cose, quindi la nostra cultura, è un tema di grandissima importanza che anche altri eventi affronteranno. E questo sforzo deve essere portato avanti sia a livello globale e internazionale che a livello nazionale. A livello globale e internazionale alcuni spunti importanti credo siano emersi dalla discussione di oggi, intanto rispetto alla differenza tra il concetto di crescita e il concetto di sviluppo, che è veramente fondamentale. Non possiamo continuare a basare anche le nostre analisi statistiche, le nostre valutazioni sul concetto di crescita, ma si tratta di ragionare in termini di sviluppo globale, quindi di ecologia integrale. Il ruolo della società civile, abbiamo avuto importantissime testimonianze su questo, di tutte le sue componenti, ma in particolare voglio sottolineare le donne e i giovani, che sono due componenti importantissime che possono dare un contributo veramente molto molto significativo. E poi il ruolo della cooperazione internazionale, anche questo è stato toccato da molti dei nostri relatori, aumentare l'impegno economico-finanziario per gli aiuti pubblici allo sviluppo, ma soprattutto inventarsi nuove modalità di cooperazione, e ne cito solamente una, i corridoi umanitari per tutti coloro che sono costretti a fuggire dalle zone più povere del paese, quelle che hanno subito anche di più di noi le conseguenze della desertificazione, del cambiamento climatico e adesso anche della pandemia. A livello nazionale poi moltissime cose possono essere fatte, troverete nel rapporto molte indicazioni da questo punto di vista, ne cito una, la più, secondo noi, la più importante, la più significativa, il tentativo che sta andando avanti di migliorare la nostra Costituzione per quanto riguarda il riferimento alla tutela dell'ambiente, inteso nel trattato originario soprattutto come ambiente artistico, culturale e territoriale, e oggi invece da integrare rispetto all'ambiente naturale, all'ecologia integrale e soprattutto al futuro delle nostre generazioni giovanili, che non vengono citate adeguatamente a nostro avviso. Su questo stiamo facendo uno sforzo congiunto con alcune delle forze politiche più significative. E poi il monitoraggio attento e approfondito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che naturalmente è solo uno strumento finanziario, progettuale, ma che può contribuire in maniera molto, molto ricca e molto approfondita a cercare di imboccare quella strada di trasformazione, di resilienza trasformativa. E ovviamente primo passo in questa direzione è la prossima legge di bilancio, e quindi questo sarà uno dei nostri primi impegni, verificare che gli obiettivi generali che ci siamo dati siano poi tradotti in maniera corretta negli stanziamenti finanziari del nostro Paese e non solo del nostro Paese. Credo sia stata una mattinata davvero bellissima, ringraziamo quindi di nuovo tutti, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando, ricordando, lo voglio fare proprio in conclusione perché è molto importante, che il festival ovviamente continua ancora per tanti giorni, e in particolare oggi alle 15 abbiamo l'appuntamento con Voci sul Futuro in collaborazione con ANSA, dove si parlerà di accessibilità e società del futuro per persone disabili, con la presenza di Luca Pancalli, che è il presidente del Comitato Italiano Paralimpico.
E domani alle 10 invece ci sarà l'evento nazionale relativo al gol numero 2. Grazie a tutti.